Live anche Siamo schiariti un po' quest'oggi l'ugola. su Rainbow Six addestramento. Aspetterei la notifica prima di salutare tutti i miei commilitoni. Nel frattempo te ci cristalliamo un po'. Akira, sistemati la dotazione per i personaggi nuovi che hai acquistata. Non ho acquistato, me li ha regalati Ubisoft. Allora, giusto. Dotazione e arma primaria, c'è la RX. Con chi sei? 200 che mi piace. Con chi sei, scusami? Con Yana. Ah, con Yana. Allora, il G36, lo stesso fucile che c'ha Ash, ed è tipo siringhetta. Esso come funziona? È il G36, vero? Sì. Cioè, non lo conosco la RX 200. Se la giochi aperta, è arrivata la notifica. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa live. Live. E poi? L'impugnatore verticale, olografico o rompifiamma? Allora, l'impugnatura, aspetta, verticale è utile per il rinculo verticale dell'arma. Esatto. Mentre quella inclinata, tu quando miri con L2 è un po' lento a mettere in mirino. Con questa è più veloce. Quindi se ti trovi qualcuno davanti e vuoi mirare, lo trovi, ci sta di meno. Quindi impugnatura inclinata o verticale? Verticale. E dipende se tu vuoi essere faccia a faccia con le persone e essere più veloce a mirare. Se invece miri da lontano, meglio la verticale. Ciao Dirti, buongiorno. Ciao. Innanzitutto allora io farei un saluto ragazzi a tutta la chat. Benvenuti a tutti in questa nuova live su Rainbow Six. Saluto i miei compagni di squadra. Akira. Ciao. Levian. Ah. Lonemar. Buongiorno. E Renak. Facciamo la guerra. Sì. No, noi la facciamo l'amore. Non... esatto. Ci facciamo la guerra. Terribile. Facciamo la guerra. Fate la guerra, non fate l'amore, ragazzi. Vengono le malattie. Comunque, allora. funziona. Ciao Letti. Allora, come mirino, cos'hai messo come mirino nel fucile? Non ho messo nessun mirino. Sei con G36, giusto? Sì. L'olografico. Cioè, red dot, olografico. Sì, sì. Allora, l'olografico è bello. E anche il reflex. Provi entrambi. Io vedi come ti trovi. Red dot, come fucile ti conviene. No, secondo me. Il rompifiamma. E poi beh, come arma ho la pistola o il mini cannone, sì, che rompe le pareti. Reflex che metto, vabbè, vado io poi. No, io, vai, sì, vedi olografico inizialmente, che è più preciso. Ti viene meglio a sparare. E poi scegli la granata, non mettere la fumogena. Mentre su nel difensore che hai comprato a Rumi. Vediamo la dotazione. Sì, ragazzi, qui Akira si è appropriato di due nuovi. Operatori e stiamo settando la dotazione. Allora, ha un fucile di precisione che penso non userai mai. E quindi ti direi di andare con la mitraglietta P10 Roni. Però su questa, secondo me, più che olografico, ti consiglio il reflex. Provala col reflex. Ok, fatto. La mitraglietta, vediamo quanto rinculo. Che dici, allora, no, ha poco rinculo l'arma già di suo. Ti consiglio al massimo la canna lunga, perché spari, fai lo stesso danno anche a distanza. Quindi provala. Non dovrebbe rinculare moltissimo. E ti metti l'impugnatore verticale, così anche se, diciamo, con lei sei in difesa, ti conviene sparare prima. Quindi forse l'impugnatore orizzontale è meglio. Così se ti viene di mirare all'improvviso con l'inclinata, si spari subito. O se vuoi stare in puntamento, stai molto in puntamento, meglio quella verticale. Quella pistola non è scelta. E qua ti consiglio il filo spinato, perché la metti a terra e rallenta i personaggi che ci camminano sopra. Se la metti all'ingresso tra barriera laser e filo spinato, stando tipo mezz'ora davanti alla porta. O la telecamera devi mettere. Sì, ti consiglio di sì inizialmente. Poi appena impettichisci un po', metti la telecamera, la metti fuori dall'obiettivo, così ci avvisi. E lei mette i laser comunque con il Sì, sì, la metti sulla porta, anche sulle botole, in orizzontale, sulle finestre, ovunque. Vabbè, consiglio di provarla, perché sì, io l'ho sì. sempre avuta contro, mi ha sempre rotto le scatole. Esatto, esatto. Ragazzi, dimmi. Vorrei chiedere una cosa allo specialista qua del gioco. Sì, sì, alle mie due lauree. Esattamente. Volevo provare Zofia. Ottimo. Per gli assalitori. Ma come arma primaria meglio l'MGE o l'M762? Io sono la 72, perché anche se ha un po' di rinculino mi ci trovo meglio. L'MG è più da vicino.
Perché tipo è una mitragliatrice leggera, quindi spara tanti colpi e rinculo un po' troppo. Cioè, il rinculo fondamentalmente ce l'ha di più l'M76. Però se spari raffiche brevi lo controlli di più. Quindi puoi usarlo anche un po' a distanza. Che dovrebbe avere, se non sbaglio, anche un mirino 2x, esatto. Se gli metti 2x, è quello zoom intermedio per non essere né troppo zoomato né troppo poco. Quindi, Ok. siccome lei ha il lanciagranata come potenza, come potere, se rompi una finestra da lontano o una parete di legno, puoi anche già mirare da lontano verso dentro. Quindi, fare Ok. irruzione non è malvagia. No, Il voglio 2x. provarlo, così vediamo che cosa Prova. succede. Prova, metti il compensatore in caso. Anche perché lei ha un rinculo verticale che è un po' esagerato. Anzi no. Forse ti conviene. Sì, rompifiamma, forse rompifiamma. Rinculo assai in verticale il fucile, metti il rompifiamma. Ok. Niente, poi vabbè, L'altro come. Impugnatura verticale. verticale assolutamente. La pistola, beh, se mette un silenziatore, devo mettere. E poi ti consiglio la Claymore. Ti copri le spalle quando stai in puntamento in qualche punto particolare. Ok. Quello l'altro serve Per sfondare le pareti in per legno. sfondare. Sì. Sì. Hai caricato con il fucile volendo. Non ne hai tante, ne hai tre forse. Però. Vedi, dipende quanto provi a sfondare nel mondo dello spettacolo. Ora Ma vediamo, che ora ne dite se vediamo. partiamo, Sì, ragazzi? Io fatti questo, sto facendo, se ne avete altre domande, cominciamo a startare, ragazzi. un'altra ne avrei, però Mi vabbè. dica, mi Vai, dica. vai, vai, vai. Con IQ, secondo te è meglio l'AUG o il 552? Laug. Una tachipirina. Laug. Perfetto. Laug. Tachipirina. Mi ricordo ancora a Se dico con Bari, IQ. quando una volta giocavamo a Destiny. Tu che ti prendi come classe? Il stregone, l'assalitore, il fontaniere. Mi è rimasta impressa per la vita sta battuta, Però dico ci niente. sta se ci pensi. Minchia, il fontaniere è bellissimo, Allora, vuoi ragazzi. mettere? Io prendo la mia Ibana. Avete ascoltato la canzone stamattina? Nice. No, assolutamente no. Dura un minuto. Provala che è troppo graziosa. Tanto forse la ragazza che l'ha fatta Ragazzi. è siciliana sicuro. Non so se è palermitana. Guardate, sembriamo dei pro qua con tutti i personaggi shoppati pure. Guarda che Io top, non ne ho eh. shoppato. E shopperai, Lone, ma shopperai. Shopperai, Io mi sto shopperai. raccogliendo le monete per comprendermene, per prendermene uno, soldi non ne spendo. Io non so se Raga, ma prendere. ancora con ste raccolte nel 2021. Comprate, comprate, comprate. Compratelo, è Certo, se. No, Posso. no, 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 non si dice, si compra e basta. Ah, Ma giusto. sei pazzo? Sei Si compra e pazzo? basta. Pazzo scritto Raga, ecco. PATZO. Pensate quando voi dite, ah, vado a comprare una, vado a bere una birra, spendete 10 euro di cocktail quando potreste avere due operatori. A Minchia, parte 10 si euro di dice bravo. cocktail, a Ah, inchia, non trovo. parte. Che È cocktail non li giusto, fanno più. Levian. Un cocktail. I cocktail. Ancora nel 2021 si esce. Cioè, raga, Ma non poi vi ha chi è insegnato che niente. esce? Bravo. Io non lo Tu. so. Ah. Non vi ha insegnato niente il 2020, A il 2021 mezzanotte sarà e mezzo esce. adesso, fammi una passeggiata. Yes. Che cazzo vai questo? Se Aspetta, taga. allora però sei già andato tipo all'Aspra, che non la conosco. Che tipo, a parte il lungomare e le barche abbandonate, non c'è nessuno. Mi sa. No, no, C'è vabbè, la vabbè, gente. vabbè. Come quella Sì, volta che sono quelli andato a che ti vendono la Forcella. roba ci sono. Allora, c'è un problema. Trovati, ragazzi, Cosa c'è? via in terreno. Sono gli archivi. Ottimo lavoro. Adesso apri tutti qua, che Ricominciamo bello. da zero con Allora, hanno Ibrahim. smoke, hanno castle, occhio a frost perché ci può fare malino ai piedini. Ah! Non 10 mi rompete il secondi. drone. Io ho un Arrocchiamo il problema. drone qua sopra. Che c'è, Lonemar? Il drone mi va lento. Ho paura che ci sia qualcosa nel Raggiungete la joypad. posizione del contenitore No, questa è la batteria di scarica al drone. Allora, io entro dalla fognatura a sto giro, ragazzi. infatti, ci stavo pensando anche io. Faccio un giro larghetto. Ti seguo. Vabbè, io vado a Vai. bucare. Aspetta, Ezio, Occhio con voi perché allora tutti là, no? potrebbe essere la vai, io seguo te, morta. dai. Bravo, bravo, bravo. Questo punto in cui siamo, la stanza server, è tipo una tomba in genere. Ah. Allora, io lascio il Quindi drone qua a morito sinistra. subito. No, no, no. Vai, puoi andare? Puoi entrare e vai a destra, la scala è libera, faccio sto dai col drone. Ma quando mi consigli di mettere i cloni? Puoi buttarli Ma dentro. Quando li sei butti sempre qua dentro. dentro già. Occhio, ragazzi, Butto che. una bomba. Sì, poi sì. Michele, vieni, sei messo un pochettino. Eccoli. Sono Vai, tutti qua possiamo dentro, entrare, ragazzi. possiamo entrare, sì. Ma dove? Bucate da sotto, da. Che lì li sto distraendo io, se voi Zofia, bucate. Zofia! Dov'è Zofia?
Qua sono. Buca questo, questa cosa che ti ho messo io. Questa botola. Uno è morto di noi, sicuro. L'ho preso io. No, l'ho preso io a loro uno. Porca miseria, mi hanno sparato. Niente. Hai sopra. Io ho fatto bucare sì. Da sotto, però beh, non ti occupare. Ci sono spiegati male. Loremar, ma tu stai avanzando con cognizione? No, sto cercando un posto per salire. Ti ho fatto una cover, Levian. E sono due, grande. Siete dentro voi? C'è un altro là, sì, appuntamento. Sì, devo salire. Ah, ok. Cadavra ancora giù, siete. Sono lì. C'è Renek che è morto. Una granata lì, per favore, ragazzi. Ne taggo uno che c'è... Ah no, Levian non c'è più... Non io c'è più, qua. Come si chiama? Che lei è rischiosissimo. Ragazzi, io che devo fare? Dove siete voi allora? È giù, Levian. Ah, ok, no, non trovo gli altri due. Aspetta, okay. Che buco, Levian. Se no c'è io qua. Posso bucare pure, eh? Mica! Cambio caricatore! Allora, lo so, l'ho preso bello in faccia, però. Forse pure io t'ho preso, mi sa. Bucaci. Pronti, ragazzi, per l'irruzione. È davanti alla parete. Questa. Aspetta. Rimpazzata. Ecco, ve lo tango, ve lo pingo. Ah. Ragazzi, qua, aspetta. Bella dietro. Sì, sì. Solo difensore rimasto. Vai, dai. Vai, raga. Fate il giro dall'altro lato. Uno. Da, dal buco a sinistra. Mannaggia. C'è la bomba. Dal buco a sinistra, in che senso? Hanno fatto il buco nella parete. Ma chi non eri tu? Era il tuo clone che è andato a prendere dall'altro lato. Favoloso. Quindi lo comando io il clone. Favoloso. Mi chiamo scansionato. Mancano 15 secondi. Ragazzi, 13 secondi. Lo so, un attimo. Ce n'è uno, porca miseria. Fate il giro dei velati. Bravo! Mai grandi. Bravissimo. Mi stava sparando a me il bastardo. Bellissima questa cosa di Yana. Bella, io bella. Ho fatto la granata da un lato per intanto eccoci dall'altro. Però hai preso la trappola di Frost, non so se l'hai visto. All'ultimo hai preso la trappola di Frost, sì. Allora, quando scavalcate, vi do un trick, un consiglio da dirti, con anima. Quando scavalcate, dovete aumentare un po' la sensibilità nelle impostazioni. Date sempre subito con l'analog destro un colpo in basso, perché se c'è un tappetino e voi scavalcate, siete fritti. Quindi guardate okay. In basso, sparate due o tre colpi, trum, così si rompe e non morite. Comunque chieda, il clone di Yana non è comandato al computer, lo comando io. Cioè sì, lo comandi per qualche... Ah, spari pure col clone. Sì, figo. No, bellissimo. Vabbè, è sgravo. Bellissimo. Comunque ragazzi, avete visto che mi ha detto fate il giro dall'altra parte. Cioè, essere in 5 che comunichiamo è tutt'altra cosa. Perché sì. Ha detto fate il giro dall'altra parte, io ho fatto il giro. E chi è dall'altra parte? L'abbiamo chiuso a panino. Quindi vuoi dirmi che vinceremo sempre noi oggi? Ma siamo fortissimi ragazzi oggi, cioè. Le ultime parole famose. No, dovremmo dire lui. Sono sopra ragazzi, primo piano. Sono sopra infatti. Sì, sento i suoni, quindi sono qua infatti, vedo. Ma fortificato, c'è tre però. Che davra! Oh! Rischio. I negozi mi hanno chiesto più volte il Rainbow CC. Rainbow CC no, bellissimo! No. Anche il Rainbow CC. Io so che devo bucare qua, ragazzi. Guarda che bello, ragazzi. Venite con me. Aspetta, devo mettere i droni in una maniera che posso guardare. Perché se viene qualcuno ci inchiuma malissimo. Allora, okay. Allora, venite con me. Ma lei viene rosso. Ci vorrebbe ragazzi uno che guarda il mio drone che ho messo. Io vado dal tetto se posso. Bueno. Dobbiamo andare dal tetto perché posso bucare una parete e ci andiamo poi in faccia. Da qui. Solo che ragazzi qualcuno mi guarda il drone che ho messo, per favore. Perché se viene qualcuno da lì. È sotto una scrivania, lo vedi? Va ragazzi, scendiamo. Forse non c'è nessuno. Resta per distrarli, Dimmi se viene qualcuno. Dobbiamo essere velocissimi, ragazzi, non so se riusciamo. Allora, ci sono. Però vedi? Sempre due persone qua dentro. No, il mio drone, è quello che è nella scrivania. Ah, l'ho visto. Ragazzi, venite. È della scrivania. Sì. Ragazzi, venite. Buchiamo, veloci. Ma venite dove? Fermi. Ok, siamo alla stanza dell'obiettivo direttamente. Caccio primo. Ucciso. Ce n'è altri due dentro. Arrivo. Uno è vicino qua, alla parete. Io buco qua. Buco qua. In direzione buco. Tua. Bravissimo. Arrivo. Loremar, guarda se mi ho qua dietro pure. Sì. Sì, sono 8. Ok, aspetta. È proprio dietro. Ragazzi, fermi, Levian, fermo. È
Ah, avevi bucato quella, non avevo capito. Ci sono io. Non sono morto. Grazie. C'è Mozzi. Ah, ma si è stordito. Ho fatto una stronzeta. È qua dietro. Dietro la scrivania. Ah, peccato. Adesso Frost è immortale. Ha un niente di vita, è morto. Gli basta un niente per morire a Frost. Ma... raffiche brevi, raffiche brevi. Raffiche brevi. Ok. Ricarica tra... Frost, sono tu uno sputo. Ricarica. Io ve lo sto segnando. È dietro la scrivania. Esatto. Spara attraverso il legno, spara attraverso il legno, il puntino rosso. No, alza. Si muove, guarda. Spara il puntino rosso attraverso il legno. Punta, mira, 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 sempre mira. Là a destra, a destra, a destra, a destra. Stai in mira. No, bene, intanto tranquilla. L'hai visto, no? Alza un po' la mira, alza la mira, alza la mira. No, tranquilla, oh, buona. Buona, 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 tranquilla. Ma non avevi granate? Sì, ci ho pensato dopo. Pensavo tranquilla. Di riuscirlo a prendere. Però buona, ragazzi. Fate conto quando vi sporgete, cercate di tenere la mira ad altezza uomo. Tendenzialmente, perché stanno l'80% delle volte abbassate le persone, non si sdraiano. Però buona, ragazzi. Abbiamo bucato, ho fatto io una stronzatina che ho buttato una flashbang e sono entrato, ma quella stava Maggie mia. Non si era accecato. Ma sto che ormai. Mi spiace. Mamma mia. Scusate, scusate. Merda, lo so sempre io, ora che hai visto. Tieni, aspetta, vieni qua, vieni qua. No, prendi. Sono su Thunderbird ormai. Basta. Ah, aspetta, mannaggia. È come shoppa con Thunderbird, quella più cara. No, questo è il pass battaglia. Te lo regalano col pass battaglia. Te lo regalano, lo compri il pass. Il pass? Yes. Lo sapevi? Ah, è come shoppa, Leian. È come shoppa. E poi fa forte e fa tutto il prezioso. Comunque, voglio dire una cosa, ragazzi. Benvenuto a RPPanta04 che ha lasciato il follow qualche minuto prima dell'inizio della live. Quindi, se sei qui con noi che stai guardando, benvenuto nei Players on Air. Benvenuto. Ragazzi, un po' di festa, raga, che è sto mortorio? Cioè, che cazzo, siete lo so qua. Che siete fricati, però un minimo. Cioè, giusto, Ah, va, raga, Scusate, chiedo che è giusto. Io arterie ti posso dare. Io ho sbagliato perché devo fare... Io mute non so dove metterlo. Che... sono le prime volte che lo uso. Però, vabbè, possiamo provare. Ragazzi, ditemi quando siete tutti qua dentro, così piazzo la barricata con la laser. No, tu metti, noi possiamo entrare e uscire quando vogliamo. Sicuro? Sì, sì. Un po' di festa qui. Bravo, Dio, dirti tutti morti in silenzio. Io non lo so. Ragazzi, qua ci curiamo ovunque. Qui dentro, io vi curo ovunque. Mi sono messo malissimo. Jammer pronto all'attivazione. Comunque, dirti oltre clip che faccio kill con i C4, poi te le mando. Allora, dovrebbe esserci... Allora, ah, ne posso mettere 3. Quante? 3. Ah, mi hanno ucciso. Dove? Ci sono tutte le porte aperte, raga, non so. È là. È lì. Raga, non mi avete segnato il fatto che già... Vabbè, lo devo vedere io da solo. Io stavo girando ancora a mettere trappole. Sono tutti dentro, stanno entrando. Sono sulle tue tracce. Io però non vedo a nessuno, ecco. Sto dito uno, mi hanno rotto la telecamera. Verranno da questa. Zio, ogni volta io. Da questa parte qua vengono. No, ogni volta mi litigo con le tasti direzionali per Smoke, fuse. Ma no, raga, non c'è stato il buco del muro, bravissimi. No. Bravissimi. Vediamo se riesco a fare qualche cosa. Ragazzi, dove stanno per ora? Io sono questa porta. C'è uno del team ascensore. Bravo, che mi ha appena ucciso. Esatto. Sono da questa parte, hanno bucato qua. Qua se riesco sempre a ricordarmi qual è il tasto. Freccia in su per taggare. No. Qua hanno bucato. C'ho ancora Fuse, Bandit, Glass. Ma loro sono sempre da questa parte comunque.
Ricordatevi che devono entrare loro, ragazzi, quindi state in puntamento. Esatto, esatto, state in puntamento perché ci sono pure le barriere, quindi vengono abbastanza. E qua c'è qualcuno? Non vedo nessuno. Il drone devi lasciarlo tu, in modo che se entrano gli inchiumi. Sì, no, lo so, sto cercando di capire dove sono. Vabbè, tranquillo, ma lascialo sul tetto un po' fuori. Tanto se entrano, entrano la forza dalla porta. Dalla finestra a destra mi sembra difficile. Ma in realtà possono anche bucare, hanno fuse che ha la carica per di sotto. Il contenitore di biorischio. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Ah, qua dentro, ragazzi, sono tutti qua, tutti qua, tutti qua. Sei, sei colta, sei... C'è solo Renny, Valeria. Ok, tranquillo. Uno e due a terra, eh? Tranquillo. Appena entrano, li stordisce e poi cambi personaggio e li uccidi. Sono dentro. Tranquillo. No, ho cambiato in tanto. Lo so, tranquillo. Poi è manualità. Li stordisci con la bomba, cambi, levi il drone, metti il personaggio e li uccidi. Devi mettere Beh, meglio il... Ti sei lasciato ingolosire da quello che era a terra per sparargli, perché se rimanevi in puntamento te lo ritrovavi davanti. Ah, in puntamento era, però non, sì, non però pensavo che arrivassero tutti quanti insieme. Quello. Ma così ingolosisce? Volevi uccidere quello giù. Non mi aspettavo che arrivassero tutti quanti. No, tranquillo, tranquillo. Kafkan. Sei Kafkan, prendo mute. Buona, buona, buona. Lo lascio mute, lo su altro, non ti preoccupare. No, se tu lo vuoi... No, lo usavo perché mi sapeva di utile, ma se già c'è qualcun altro con lui... No, vabbè, io sto provando perché non so... Cioè, mi ci devo trovare col personaggio. Sì, è in meta, va bene, ma mi ci devo provare, ci devo abituare, anche perché va sotto in certi modi per bloccare alcuni gadget particolari, quindi devo vedere dove mettere bene i modemmini, come li chiamo io. Barricate la stanza, dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio. Siamo al primo piano. Ragazzi, questa è la stessa parte di prima dove ho bucato io, quindi... Ragazzi, non fate le barricate nelle porte per adesso, please. Esatto, che ne va a muovere. C'è un drone dentro. Ha messo il jammer. Sì, ma un drone è entrato. Lo so. Raga, dobbiamo rinforzare dentro che non stiamo rinforzando niente. Io sto facendo e non sto posizionando i droni per fare questo. Tranquillo, tranquillo. Guarda, ragazzi, ci bucano ovunque. C'è una finestra. Coccio io, ragazzi. L'ultima qua, ragazzi, l'ultima qua, l'ultima qua. L'ultima barriera rinforzata, un attimo, importantissimo. Quando c'è questa barriera di Aruni qua, sì. Non si può mettere qua, ma non posso. Non posso mettere la cosa di. Che spara? L'ho sparato. Di legno. Già la finestra, già la finestra. Lascia tutto stare. Aperto. È un diversivo per me quello. È un detersivo. Si stanno calando. Allora. Potrebbero ripetere la stessa cosa. C'ho la bomba qua io. Io c'ho la bomba. C'è anche il coso per le bombe. Per jammerla. Ecco la prima che è esplosa, la prima bomba. Pushano. Sono qua. Stordito, ce n'è uno di qua. Sì. Aspetta che entra. So che mi entra all'esplosivo. Minchia. Prendo uno. Mi hanno ucciso col fuse. Ci credo. Dicevo che erano diversi la finestra. Mamma mia. Che fine orribile. Ma io qua non vado più a nessuno. Io non ero sicuro che erano diversi. Qua non c'è più nessuno da questo corridoio. Ho preso un altro. Uso un nuovo caricatore. Ragazzi, calma, perché tanto devo solo sì, è uno. Lascialo qua, Renak, qua sopra. Perfetto, no, bravissimo. Top. Ragazzi, per la prima volta, forse, non dico nella storia di Rainbow, sono morto col fuse. Vero. È bruttissimo morire col fuse. Non ti era mai successo. Forse, guarda, vabbè. Questa è la forse la seconda o terza volta. In 3 anni. Cioè, ti senti tipo in trappola, dici, che devo fare? Perdonami, ai supplementari è sempre un round l'uno, giusto? No, chi vince, vince. Non è più avvantaggiato chi difende? No, dipende dalla mappa. È Golden Globe, Golden Goal. Diciamo che non è proprio no, ma giusto. No, è sicuro, match point ai supplementari. Sì. No. Sì, no, dice il fatto che noi attacchiamo 3 volte, ma loro chi... difendono 3 volte, non è più facile per loro. Non è detto. Io non mi ricordo se chi vince vince qua.
No, chi vince vince, quello sicuro. Ok. Non è normale, ma dico, dipende anche dalla mappa. Se è meglio appunto, difendere o attaccare. Quindi mi stai dando ragione. No, comunque non è detto. Ci sono mappe, poi dipende anche da chi gioca. Per me saranno giusto. No. Questo senso. Non ho mai visto grande vantaggio dall'attaccare o difendere. Sì. È molto più esposto attaccando. Sì, adesso sì, però sono femmin un punto, sì, tendenzialmente. Ma sei in un cul-de-sac in difesa, uh-huh, in genere. Ma se difendi male, sei finito. Se tipo non ti sa chiudere bene, so, ti entro. Come dicono, va bene, ma non sono d'accordo. Esatto. Sono giù, secondo me, Lona. 10 secondi. In fondo? Basement? No. Dovevamo noi... Provati, provati. Cerca il biorischio, biorischio. Perché ne so, mica conosco la mappa io. Cerca il biorischio, in basso, nella... Dove c'è quello taggato? Ascolta, ragazzi. Ascolta, ragazzi. Nella bussola, ragazzi, nella bussola c'è scritto dove sono. S, se sottoterra, se P1P, primo piano, capito? Quindi c'è scritto là dove... Io sono ancora, se la sono, io sono ancora con la macchinetta. Eppure io, ma c'è un drone abbandonato. Il biorischio ancora, ragazzi. E qua, beh, qua è tutto barricato. Allora, vado alle fogne io. Vengo con te. Allora, buttiamo un drone perché al solito qua. Io le fogne adoro entrare da qua. Come un vero topo. Però è sempre mortale, tipo. Che faccio? Ti aspetto? Sì, aspetta. Tu puoi entrare. Intanto io sto godendo col drone. Hai carichi da sfondamento per rompere sto muro? Sì, tutto. Quale muro? C'è un cristiano, caravanzi. Spara attraverso il muro, spara attraverso il muro. Niente, l'ho taggato. Niente, l'avevo taggato, compa, niente, ormai niente. Qua, il puntino rosso lo vedi? Sì. C'è un cristiano. Spara attraverso il muro e lo ammazzi. Spara attraverso il muro! Oh, chi mi spara? Maledetto, mi hanno buttato il... Che fanno i gira questi? Io e Lono, ma restiamo vagando, prima dobbiamo capire dove dobbiamo andare. Sì, perché non so dove si scende, neanche io. Aspetta che c'ho il carica sfondamento. Dai, ho capito. C'è un mio drone, se l'ho portato, un attimo. No, non ho capito niente. Aspetta. Marco, hai cosa sfondare? Aspetta, fermi. Sì. Allora vieni qua, da qua. C'è gente, c'è cavera. Ah, cercavo questo. Io gli posso sparare una bomba enorme. Aspetta, Marco, un attimino che ci vado io prima, così se mi ammazzano. Vedo che sono qua sotto. Ok, sono qua sotto. Come che non l'ho preso? A Frost, ti sfato in testa. Attraverso il muro hanno ucciso, cazzarola. Dopo quello che ho fatto io è qua. Mi mato, troppo data. No, hanno sparato. Sono a Chirellone. Ragazzi, dovete muovervi, ragazzi, c'è poco tempo. Siete bloccati là. Dovete muovervi, dovete scendere, però. Quindi... Avete pochi secondi. Mancano 15 allora, secondi. Allora, quella ci interroga, c'è cosa quella. C'è uno stronzo qua. Ammazza quello. Vabbè, tranquilli. Buongiorno, bro. RP Paolo, ciao, compa, sono quello di Yela GameStop, grande. Ciao RP. Avevi immaginato fossi tu. Benvenuto. Ragazzi. Benvenuti ragazzoli, ciao Cortana, buongiorno. Again. Qua ci stiamo allenando, addestrando per future ranked. Allora, vediamo un po'. Allora, fate conto che la conoscenza delle mappe poi fa tutto. Sapere da dove scendere, da dove entrare e quant'altro. Non è facile. Quando c'è un ping rosso attraverso un muro, sparate, 4 colpi lanciateli, perché se lo colpite lo abbattete. Anche se non viene ucciso, ma viene ferito, rimane a terra che striscia. E già è una grossa mano. Non siamo professionisti, siamo presi dalla strada, shit, esatto. Trovano in una gamba. Sì, vabbè, io ieri, il nostro ragazzo era un cliente del negozio, ieri si parlava di Rainbow. E dicevo questo, che cioè, giocavo fino a 3 anni fa e ho fatto venire un po' la fissa per Rainbow anche agli altri, quindi ci stiamo un po' addestrando tutti insieme per
riuscire a fare il ranked. Vabbè che ci vuole il livello 50, se non ricordo male, per fare il ranked, quindi bisogna anche nuova, non l'ho mai salire fatta. Di livello. Mai l'hai fatta? Mai. È una delle mappe che io un po'... Io mi ricordo che è un po' bruttina perché è tutta legno. A parte che è tutta legna, sì, vabbè, qua Fuse ci va, diciamo, a nozze. Io sempre con Ibana. Ibana na na na. Bro, Cortana, che mi dite? Come state? Comunque, ragazzi, ma vogliamo parlare del freschetto che c'ho oggi a Palermo. Brava. Io stanotte mi... cioè... visto proprio temporale, eh. Ah, lo so, ha piovuto stamane, eh? Io spero non come è successo in Germania. No, vabbè, no, non ho visto. Sono oltre morte, 80 morti. Sono morto un sacco di persone. Ma sono perso, ragazzi. Fu ieri. Due giorni fa. Sì. No, sono perso. Ah, avevo spezzatino in negozio. All day, all night. Com'era? Comunque Yana è proprio Raiden, buono. Sì, Yana è Raiden, sì, sì. Raiden. Olandese, se non sbaglio. Row. Cos'è quello? Row? Che reparto è il Row? Reu. Row. In teoria esistono vero sti reparti. Sì, sì. Allora, Ro è una stazione che c'è in... non avevo Caraina. Al nord. No, olandese, olandese. Ah, olandese. Che abbiamo battuto gli olandesi, salutiamo. Trovate il contenitore di più. Sì, tanto per non dimenticare. Ma quando ne abbiamo battuti gli olandesi, Renna? L'Olanda l'abbiamo battuta. Ma nella storia, ma non in questi europei. Sì. No. Renna? Ah no, minchia, era il Belgio. Bene. Perdono. Vabbè, ma è sempre sabato mattina. Trovato. Trovato. Trovato il bio. Sono morti da loro, sono morti il fuoco amico. Perfetto. Sbaglio. Allora. Peccato. Ti ho un bel dronino qua. Panta, tu sei sempre qualche trick aggiornato delle ultime season, fammi sapere, eh. Visto che ci giochi costantemente. Io ho scoperto tipo ieri che il drone di Echo non è più invisibile. Prima era invisibile. L'hanno reso visibile. Per questo Renac ti dicevo, mettilo il drone che non si vede, invisibile, invece lo si vedeva. Quello di Echo? Sì, Echo, era invisibile prima. Lo attaccavi a mu al tetto e basta, non si vedeva più. Un buco qua, se si può fare qualcuno che è con me. Arrivo. Anche una granata di Sofia può essere. O una granata o un... Aspetta, aspetta, vediamo questa cosa qua. Sì, la granata. Voglio provare questa no, no, cosa nuova. Vabbè, ormai niente, tranquillo, è arrivato. Ma qua questo... il protagonista. Ma io c'ho un altro coso. Ho un altro drone, ragazzi. Sì, sono due i droni, tutti e due ne hanno, raga. Ho detto, con freccia a destra si butta il secondo. No, non ne avevo idea. Sì, sì. Qua sembra libero. Ma volevo utilizzare un'altra cosa che è tipo... Lonemar, ho usato il replicatore così per vedere se sì, ho qua buco, io ho buco ora sopra. Va vai, qui hanno cambiato la mappa, giustamente. Ragazzi, sarò la sientra. Allora, scusa, gli butto una bomba. Aspetta sì, che... Io posso sfondare. Ma non c'è nessuno. No, no. Ragazzi, ma non c'è nessuno qua dentro. Mi sono perso. Stanno... Mi sa che stanno romando in giro. Raga, non c'è nessuno qua dentro. Non è vero, è qua. L'ultimo nemico rimasto. C'è l'ultimo? Dove cacchio è? Ma dove cacchio è, ragazzi? Raga, mi sono perso. La mappa hanno cambiato. Là dentro. Niente, è terribile. Per me quelli a terra sono morti. Invece no, lui sdraiato... Sì. Non c'è nessuno. C'è un pezzo di casa che prima non c'era. Ci ricordo che attaccare non è che sei in ritardo. Sei... Vabbè, questi erano abbastanza tartarughe ninja, Che erano belle tartarughe ninja. Quattro tartarughe per difendere la terra, tutte ninja. Era così, se non secondo me il preferito da Chiedavra era Donatello, vero? Lo sapevo sì, che lo diceva, lo sapevo. No, 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 io ti chiedo. Tu Lonemar che pensi? Sì, assolutamente sì. No, anche Leonardo, Leonardo. Anche Leonardo? Sì, Leonardo. No, no, ma Donatello è imbattibile. Ma è Leonardo o Leonardo? Leonardo. No, 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 Leonardo. No. Leonardo. Leonardo. L'abbiamo sommersa. Esatto. Io mi fido. Certo. No, io non mi fido.
E tu hashtag. In realtà, dovete sapere che in realtà ieri giocavo a Fortnite. Dalla prima partita gli ho detto: allora, Rena, non andare mai da sola. Mai. Secondo te, nelle 5 partite, com'è finita? Che davvero? Da sola. Con lei totalmente da sola, tutta l'altra volta a farti uccidere. No, io una parte sola perché non avevo capito niente di quello che stava succedendo. Quindi ho preso autonomia per una cosa che non avevo capito. Però ma sì, da sola contro i team da 4. Ah, ma lei, compa, però, puoi anche dirlo che sono migliorata. Peggio non potevi fare, Beh, ah, okay. È possibile nella vita. È come più scuri mezzanotte un po' a fare, petti chi da luna c'è più scuro. Cioè. Direi, ragazzi, per chi non capisce. Esatto, traducete. Ho capito bene. Non potessi tradurlo anche per me, che non ho ben capito. Che più buio di mezzanotte non può fare, arriva sì. Quello, vedi che a luna c'è più buio. Ben fatto. Ah, vedi che a luna c'è più scuro. Esatto. Ah, giusto. Sto di nuovo lì tutti, ragazzi. Sì, me l'hanno fatto ma di nuovo. Madonna, che dito in culo. Come? Ma questa finestra. Guidare il drone fra i ciottoli. Principessa. Era. Chi era? Cenerentola che diceva. Esatto. Bello, nel comodino, così. La brochure. L'ho vista benissimo. Minchia, lo mettono tutti. Allora, quello mio? Sì. Esatto. Io stavo che in un momento di confusione non lo sentivano. Tipo la tattica del nascosto a vista. Il mio clone non spara. No, forse era, in effetti era troppo. Vorrei provare a rompere. Però è utilissimo a capire dove sono i nemici. Con L1 ho una cosa per sfondare le cose in legno. Chi è che spara? Io. Yellone, ma... Aspetta, Lone, aspetta. Che faccio entrare lei? Sì, ma di qua non conviene perché... Oh, c'è uno. Sto bucando. No, ma mi ha ucciso, niente. Faccio troppo schifo con sta PS4, devo rispettare la PS4. Ah, Lone, ma... Niente, non l'avevo capito. Ha ucciso pure me perché giustamente io ero accanto a te. Che è stato? Raga! C'è il mute dietro, c'è il mute dietro. Io? Chi? L'ho visto, c'è il mute a quel giro. Ma sei da sola? No, porca! Attaccante neutralizzato. C'è anche... Sono fermata, in tempo. No, c'è anche... si può dire, raga, non è che... No, c'è cazzo qua. Io poi incrocio sempre gli ostacoli, ma come si fa? Ricordate? È tutto ostacoli, è tutto ostacoli. No, ci fu una partita dove volevo muovermi e c'avevo il gradino e non potevo procedere per andarmi per scappare. Ah, no, quello del muro fu. Quello del muro, esatto, quello del muro. Perché andate con l'Ession, ragazzi? In questa squadra abbiamo ben 3 cinesini. No, un sì, giapponese, diciamo ego, esatto. Asiatici, dai. Esatto. Ah, ma è Fast and Furious Tokyo Drift allora. Esatto. Un Karuni fighissimo sembra. Tra l'altro Karuni è un omaggio a Phantom Pain perché c'è il braccio rosso, anche la gamba però. Con quel braccio rosso. Ricorda Kira che con il cazzotto, con R3 tu non c'hai il coltello, tu hai il pugno, il cazzottone. È tutto una... Ma è un omaggio a Metal Gear che tu sappi o lo dici tu? No, dico io. Ciao Severus, buongiorno. E buongiorno Big Gear. Buongiorno a tutti, nuovi arrivati. Ricordiamo che Severus adora questo gioco. Ogni volta che lui entra a gamba testa dice che è un gioco di me. Ragazzi, noi ci divertiamo. Quando ci stanchiamo, lo leviamo. Mancano 10 secondi. Anzi no, io sto mettendo le cose un po' a Mutsum. Come cavoli a Mutsum. Esatto. Vado qua. Lo scavalcano, se fanno. Bene, io ho fatto il suo lavoro. Qua c'è il coso. Mettiti qua all'angolo in caso. Qua, anche se ti sfondano dietro, però sei consumata. No, volevo mettermi dall'altra parte, ma ho visto che c'era la botola. E me ne sono andata. Quindi attenzione, ragazzi. Ragazzi, non ho visto dov'è il biorischio, quindi... Akira, sei sulla botola. Ancora non trovo nel biorischio, quindi attenti. Non facciamo troppo confusione. Li sento. Veleno preso? Jammer, ancora cercano. Mi fa Jammer dire che cercano ancora per andare. Hanno colpito, non esatto. Ma da Lonemar, ragazzi. Non ho capito da dove mi hanno preso. Là, vedo l'ombra. Ah, è lui, un amico. Ok. Ha
arrivo. Allora vado di qua. Non muoverti. Beh raga, siamo belli piazzati. Sì, ma non ho capito da dove è venuto sto tizio. Ma non sei morto? L'ho rianimato. No, mi hanno rianimato, ma... E come gli piace allonare questo gioco dove campera? Mamma mia, un sacco. C'è un drone che... Sto dicendo, mi piace, sono io. Ah, no, che ho pirla! Non sono, rischio, eh. Non sono ancora dove più rischio. Lo volevo fare, allontanati dalla barriera, se no la togli. Che sono qua? Sì, sì, infatti me l'ho tolto. Oh! Qua, no, raga, che è smirata terribile, ragazzi. Che è smirata terribile. Ma dove? A chi? Qua da me. Ragazzi, mi sono sminchiato con la Rumi. Mi ha distrutto il gadget. Vedi, ho fatto da Escar, man. Cioè, Lonemar, mettendoti lì, ho... Ma che non ci ho ucciso per niente. Ma che stai facendo? Ma dove va? Mi ha detto, sto guardando io là. Avete presente i neonati quando non si deve passare. Esatto. Quando sono per cadere dalla culla. Comunque, ragazzi, ho sperimentato la barriera di Harumi. Volevo buttare un mio veleno. E è stato distrutto dalla barriera. Perché è convinto che per come passassi io, passano pure i miei gadget. Invece no, anche i gadget alleati attraverso la barriera. Comunque, vengono, raga, distrutti. Queste barriere sono un dito in culo, eh. Sì, 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 sì. Io non la sopporto, ma ce l'ho contro. Esatto. Cioè, prima di entrare uno se la pensa tre ore. Soprattutto sì, se c'è davanti pure il filo spinato. Toglie 40. Se non ricordo male, toglie 40 di vita. E se metti una granata di se metti una un Kafkan, cioè loro entrano, prendono 40 della barriera e i 25 anche di Kafkan, cioè rischiano la vita veramente. Quindi vi è piaciuta questa shoppatina? Bravo, bravo, bravo. Una volta ogni tanto. Vieni qua. Qua raga, barichiamo qua perché. Drone nemico di qua bucano. Già, l'ho trovato. Muro rinforzato. Ah, ce l'ho io, posto no. Quando lo trovano adesso no. Io me ne vado ancora che ho due barriere rinforzate. Ho ultimamente con l'aggiornamento ne hanno messe tre. Siamo a 5 secondi. Quanti jammer sta distruggendo sta cosa? Posizionano gli aculei. Proteggete il contenitore. Aspetta. Chi che spara, raga? Io ho rotto i droni. Quando vengono fermati, distruggiamoli per sicurezza. Che se rompono il mute, i droni li posso utilizzare di nuovo. Allora, il barrico. Allora, mi metto qua, ragazzi, in bagno. Il mute non è distrutto, almeno tre. Ne ho un paio. Arriva. L'abbiamo dietro. Sono già qua. Qua. Ma ne era uno. Finito. Tutti là sono, ragazzi, tutti là sono. Tutti là. Sordito. Spara! Non c'è sparare più? No, l'ho mancato. C'è uno fuori. Entra dietro, ragazzi. Alone, dietro. Sì. Storditi. Preso uno. C'è uno dalla finestra, ragazzi. Sta andando al retro della stanza. Attenzione. Esatto, Akira. Non vedo più niente con la telecamera per ora. Può attaccarlo io se ho trovato la telecamera. Ragazzi, stordito. Ottimo. Hanno buttato il fumo, ma tanto falla entrare, falla entrare. Era da questa parte. Sono capitao e termite. Eccolo qua. Mi hanno sparato, mi stanno ammazzando. Stai vedendo fuoco, ragazzi, sei morta. Qua. Ma da dove mi hanno buttato il fuoco? È capitao, dalla palestra. Qua c'è uno, credo che non sia capitao. Ultimo, ci sono uno. Ottimo. Calma. Fatemi entrare. Termite. Ognuno guarda un ingresso, ragazzi. Qua, grazie per il follow, Simo Magic Rainbow Six. Ragazzi, un attimo di silenzio, ragazzi. Io sto taggato, silenzio. No, troppo presto Akira. Vai, no. Mannaggia. Grazie per il follow, Simo. Però dovete stare un attimino in silenzio. Lo so. Io hai non ragione. Sento nulla, proprio non sento so. Nulla. Hai ragione. Ho visto il follow, volevo fare la festa, ma ho dimenticato che eri solo tu. Dopo che vinciamo. Ragazzi, un attimo di silenzio. Che siamo successo? A 650. Ragazzi, siamo a 650. Rischiamo con ella che smira. Benvenuto, grazie. Ragazzi, siamo un nuovo traguardo per i Playstone 650 Flowers. Mr. Gunny.
Mr. Ganni, buongiorno. Non so se è nostro follower, Mr. Ganni, che ci saluta con l'emotichina. No, benvenuto, Paolo. Mr. Ganni. Come stai, ragazzi? Siete anche voi amanti di Rainbow Six? Ecco, ci stiamo addestrando, allenando in vista di future ranked. Sì, siamo tutti novizi, ci giochiamo da una settimana. No, da 3 giorni. Questa no, comunque è la prima settimana. Volta che giochiamo in 5. Esatto. Con una squadra completa. Esatto. Che è la base per vincere su Rainbow Six, comunque. Ma c'è solo un ingresso qui. Severus dice no. Quel no non so a cosa è riferito, sinceramente. Per se per no glielo ha detto. Lui per se per no dice no. Forse per il discorso. E come scappano col mute. E come scappano i droni. Ecco. Siamo a 10 secondi. Sì, merda. Mi ha scansionato. Grazie Renna, se tu te ne sei fregato delle mie barriere, le hai appena distrutte, però va bene. Non l'ho visto. Scusami. Chiedo perdono. Dovevo barricare. Ah, mantieni Rainbow Six. Me ne hai distrutto un'altra, quindi due me ne hai distrutte, va bene. Devi metterla all'ultima, infatti, questa cosa. Ok, ragazzi. Qua siamo tutti, ragazzi, silenzio, dentro. Ci vuole un attimino di concentrazione qua. Ragazzi. Oh, fermi, ragazzi, non passare, Marco, fermo là, non ti muore. Ragazzi, là. Però, ma perché vai la va scoperta? Ping giallo. Tutti dentro è possibile. Mina a concussione scoppiata. Siamo lì. Ma dai. Nelle scale, ragazzi, scale. C'è uno scudo. C'è qualcuno scudato. Minchia, là dietro. Ma qua c'era la finestra prima, ragazzi. Hanno messo il corridoio. Io non ma lei si deve aggiornare. Mi cambiano le mappe. C'era la finestra, maledetti. Ragazzi. Vabbè, devono entrare. Si deve 3 contro 5. C'hanno il laser e il contenitore di biorischio. No. Potete, dai, 2 contro 4, dai. No. No, hanno bucato. Raga, ci hanno fatto proprio la festa. Vabbè. Ma veramente. Terribile. E dico il Blitz come funziona. Io ero tranquillo che dietro avevo tipo il balcone con la finestra. Invece uno entrò camminando e mi ha ucciso. Tipo così. Ma quello con lo scudo come si ammazza? Le gambe. Prima o poi lui per spararti abbasserà lo scudo. A meno che vai lei viene che è primo. A meno che non si avvicina e ti dà la coltellata come ha fatto. Oppure ti butti un C4 a pallonetto e lo uccidi da dietro. E niente, te la giochi così. Lo devi aggirare finché non trovi il punto libero. Punto G. Il punto G giusto. Lui spara con la pistola, quindi. E lui spara con la pistola, anche se non abbassa lo scudo, mira male. Simo Magic Rainbow Six, vi consiglio dopo impostazioni, preferenze matchmaking, mettete solo bombe e disattivate presidio e ostaggio, perché in ranked troverete solo la metà bomba. Ah, ecco, questa cosa non la sapevo. Praticamente in ranked, a quanto pare, è rimasta soltanto la modalità bomba. Io invece ricordo che c'erano tutte. Forse solo presidio, non ricordo. Quindi per allenarci meglio dovremmo mettere bomba. La proviamo, ragazzi? Dai. Proviamola. Ma aspetta, Marco, ci siamo abituati a questi ancora, ragazzi. Non cambia nulla, ragazzi. Ci proviamo. Semplicemente c'è una bomba, la devi piazzare. No, tu sei una bomba, devi difenderla. Se sei un attaccante, uno di noi prende una valigetta che devi mettere a terra con R quadrato, non mi ricordo come si mette. E praticamente fa tipo un countdown. Appena va buon fine. Non abbiamo la manualità che è da... tipo proviamola strike. Però proviamo, dai, vediamo. Più che altro io posso fare l'ultima, provatela dopo. Io provo l'ultima normale. Ah, ok, e poi ok. Passo la palla. Dio, Guido è pronto. Okay. Dirty, sei pronto per entrare? Tech Dirty. Sì, tranquillo, Dirty sapeva che era 11:30, quello si farà trovare. Quello si farà quello. Comunque peccato, mi sento ancora scippato dalla vittoria di poco fa. Ecco, neanche a me piace bomba. Preferisco io tipo a mo' di deathmatch avere il presidio. Però appunto faremo classificate poi per avere questo brio in più. E se non c'è più presidio in classificata, dobbiamo allenarci pure in bomba. Perché uno di noi deve prendere la valigia. Se quello che c'è la valigia muore, lascia la valigia per terra. Quindi un altro deve andare dove è morto quello a prendere la valigia, metterla per terra. Quindi diciamo che non è...
facile come corre e spara. Posso unirmi nel caso che c'è posto? Facciamo i follow day, Simo. Fa conto che noi organizziamo frequentemente i follow day. L'abbiamo fatto su Fall Guys, su Rocket League. Quindi, però, un ultimo consiglio: entra sui nostri social, scrivi punto esclamativo social. Io l'ho scritto io. Ah, ok, ci organizziamo lì. Abbiamo Telegram, Discord, mettiamo lì tipo settimanalmente i sondaggi e ci possiamo organizzare per i follow day. Sarebbe bello fare follow day a Rainbow Six. Posso fare anche le private, ragazzi, facciamo le private e possiamo giocare anche 5 contro 5. Bellissimo. Quindi players on air versus follow. No, oppure misti, oppure misti. Yeah, players on air versus follow. Ma anche perché già so come sarebbe a finire. No, ma comunque ci farebbero sicuro, ragazzi, esatto, che i follow ci asfaltano. Sì. Certo. Ah, ma l'Onemar ha scelto te. IQ, ragazzi, sì. Sai, fatto suo, diciamo che l'abilità non la uso quasi mai. E quello è il punto fondamentale di IQ. Anche se ha un fucile, dovrebbe essere abbastanza buono. Il fucile è buono. Per quella ho preso siamo alla favela. Sappiate che io qui in questa mappa mi sono sempre confuso, sempre. Ma io non so dove sono. Ed è quella che ho fatto meno. Io non l'ho mai fatta questa. Come si entra in questo posto? Ecco qua. Io sono scesa. C'è neanche Metal Gear, secondo. Il drone può volare nell'iperspazio pure qua. No. Ma raga, non abbiamo visto nessuno. Ancora 10 secondi. Li ho trovato forse. Hai 5 secondi. Io sono dentro, è già una cosa, eh. Ma cazzo sono tutti? Ah, sono sopra. Ok. Però tipo, per carità, belle ste mappe, però sono troppo grandi. Che fa lei? Che barica all'ultimo. Aspetta, c'ho la bomba. Ma c'era un barricatore finale. Sì, l'ho preso di spalle. Ma che combina. Dai, togliti. C'è qualcuno? Butto un drone. Drone pronto. C'è fermo qua Jordan. I don't cry, ciao, mi chiamo Ciro, però mi chiamano ZL. Ecco, come sono. O entri o entro io. Entro. Vai. Allora, c'è una bella cosetta. Ah, ho sbagliato. Il drone salta meno in alto, è impressione mia, ragazzi. Maledetto. Un attimo che sfondo. Non mi ammazza nessuno. Tappeto, raga. Qua c'è un alibi. Però è finto. Certo, palese. Ma sei che sfondo? Preso le spalle uno. Io sfondo qua. Un giro neutralizzate la minaccia. Ragazzi, io sono dentro, ma io non pure. C'è. Io pure. Ecco, mi ha sparato. Preso, dov'è? Preso, ucciso. Ok, io ho fatto il giro da fuori, magari era fuori. Preso, perché prima c'era questo cazzo di cose. Ma voi siete nabi? Sì, siamo nabi, don't cry. Ciro. Sì. Siamo nabi. Io ci giocavo tre anni fa, ho qualche base, ma ormai non più. Ah, Mion, oggi il mio onomastico. E quindi andiamo a vedere come ti chiami. Santo Amion, prega per noi. Sant'Amion. Sant'Amion. Vabbè, metti che è nordico. Metti che è norvegese, se ci sarà. Amion, certo. Amion. Certo. Auguri in Amion. Sì, in Amion. Iniziate a vedere la oggi è Sant'Alessio, dovrebbe essere. Ah. Esatto. Oggi veglia in questa partita. Sant'Alessio, bravo Norbis. Thank you. Sant'Alessio, prega per noi. Vedi, e comunque abbiamo vinto anche in attacco, Giovanni. Esatto. Che diceva Giovanni, ho sperimentato. Io Levi aspetto di uscire per riprendirlo di parolacce dopo. Sì, siamo in 5. Se fanno la modalità in cui ci sono due volte attacchi e due volte difesa, evidentemente lo fanno per pareggiare la situazione. Se poi tu hai supplementari, dovresti dare 1-1 se la vuoi fare regolare. Sì, finisce male. Lo so, ma devi fare 1-1. E se poi c'è pareggio? Esatto. Credo che l'ultimo che mi ha detto è morto. E invece sono ancora vivo. Bella questa faida interna. Cioè, proprio credo mi gasano. Eccoli. Dove?
Pingali, pingali, trovati. Non devi beccare anche il biorischio. Renak, hai Zofia? Se ci vuole pian terreno, gli butti una bella granata nel pavimento. Possiamo fare un buco e li ammazziamo nei piedini. Allora, da pian terreno. Che loro sono al primo piano, no? Exactly. Aspetta, chieda, se vuoi mando il clone, così vedo dove sono. Cambio caricatore! Recupero un po' di informazioni. Niente, top. Ma che bello sciuclone! Cioè, vai già anche all'esposito questo, vai. Scendi, 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 non c'è nessuno per ora qua, chieda, puoi scendere tranquillamente. Ma troppo tranquillo, raga. Attraverso il tetto posso sparargli. Un attimo. Io mi sono perso. Ho ucciso un Lesion. Ho rotto un Lesion. Perché non mi si... So. Ma non capisco. È tipo buggata. È qua, qua dietro, no? Fanculo. Vabbè, stai facendo tutto voi. Peggio del solito, io ancora sono fuori perché mi si era tipo mezzo buggata. Cioè io da qua devo buttare la bomba. No, c'è il gas, c'è il gas. Mi stavo uccidendo il gas. Devo andarmene. Provo a fare un'altra cosa. Perfetto. Vittoria per gli attaccanti. Tutti gli operatori noi mancano. Ho preso quelli fino a quando ho giocato, poi ho staccato due annetti, mancano quindi hanno due, hanno... No, mancano hanno 4 e hanno 5 se non sbaglio. E già ho 20.000 punti Rainbow, quindi posso comprarlo qualcuno. Mille! Non so che mettermi, non so che prendere. Io do di Legion. Non so se prendere Mute o Kafkan o Smoke. Mute a chi sa per il gioco, Mute. Che figo. Mute. Ma qua tanti ingressi ci sono. Voglio trovare difficile. Ma com'è migliorato Akira, ma com'è migliorato? Hai visto, sono le kill, con c'era sì. Operatori, con due operatori. Hai visto? Come shop Akira, è come shop. Mai come Levian, mai come Levian. Ma com'è modesto Akira? Io sono sempre pro shop. Sempre. Pro shop? Shop. Sì. Bisogna shoppare nella vita, ragazzi. Giusto. In ogni dove. Sì, come se non ci fosse un domani. Allora. Qua non ci sono più pareti. Tu continui a mettere sta cosa che una manco può passare. No, certo che ci puoi passare, Renata, tranquillamente. Puoi passare. Ah, sì. Certo, certo tranquillamente. Ancora 10 secondi. Ragazzi, che tutto legnoso aperto, raga, barichiamo. Siamo a 5 secondi. No, dove ho messo il tag? Lui, io ti consiglio di usare il cecchino, non l'arma di mozzi. Ok. Ti consiglio, no, che faceva cecchino, Renny. Vieni, ti puoi mettere qua. Devo ricaricare. Dove? Qua, dove c'è il ping già al 3, giallo. Ciao, Puppet. Buongiorno. Ragazzi, stanno bucando. Vieni qui, stiamo morendo tutti. Siamo... Manca una barricata qua, raga. Nessuno ce l'ha? Il nemico ha visto il contenitore di biologia. Occhio. Inca, sono tutti qua dentro, raga. C'è uno scudato, raga. Bravo, attiralo così lo prendo di lato. Io lo arrivo, posso entrare, Marco. Perché lo colpiscono, muore? Anzi, l'ho preso. Mannaggia, mi ha detto. Come stai, Puppet? Arriva Ash? No! Staranno girando, secondo me, sento passi. Sì, c'è uno fuori, ragazzi, da questa... Non posso pingare. Da questa parte un pochino più sopra. Dall'altro lato completamente, dalla finestra di fronte. Sta lontano da lui che si è la coltellata da ammazza. No, non c'è andare in faccia! Va bene, va bene. Sì, Shiro, lo facciamo il follow day, tranquillo. Ottimo, Puppet.
Ragazzi, tranquilli, qua quando c'è un montagna ti pusherò lo scudo, ti viene l'ansia, ti viene proprio l'ansia addosso. Allora, un bel frost lo prendi, Eki? Dici frost? Un bel frostino, un bel frostino. Vuoi dici che preferisci vuoi frost, frost? Vado di frost. Vai un frostino. Vai, vai Kafkan. Io nella me la prendo. Un bel festino, dice dirti. Salutiamo Santa Rosalia che ci segue da Monte Pellegrino. Sì, mamma mia, bellissimo il festino. Ragazzi, credo che Akira ha la sua crush, visto come si dice così. Ela. Difendete la stanza. Ragazzi, ma quanto siamo boomer quando diciamo crush? No, in teoria crush è un termine da giovane. Infatti. Io non lo conoscevo. No, sì, ma fai conto che noi facciamo i follow day tranquillamente con i follower. Puoi giocare anche da follower, tranquillo. Poi se ti vuoi abbonare per supportarci, a noi fa piacere, assolutamente. Però ci sono anche i follow day apposta. Aspetta, fate che sta parete? Uno scionzo. Allora. Ragazzi, io queste mappe nuove sono disorientato. Peggio. Mancano 10 secondi. Pensa che per ogni mappa che punta io reagisco. No, perché tu non le sai, quindi vai a così. Io che penso di avere un corridoio e non me lo trovo. È entrato il drone. È entrato, l'ho visto. Vabbè, voi sì. Ricarico l'arma. La attacco. Ma la trappola di frost lo ferma a montagna in casa, giusto? Sì, qua c'è la botola che è aperta. Dobbiamo poi imparare a fare anche le botole nel tetto, perché altrimenti arrivano. Come ci vanno? Devi salire a piano di sopra e farla. La Crash Bandicoot e Doc Abby. Un attimo, grazie, adesso recupero gli altri messaggi. Lei Vianna, sei dietro qua? Io sono qua, che vuoi? Apposta qua vuoi stare? Sì. Ma okay. Ragazzi, stanno bucando dal tetto. Dal tetto? Sì, da là. Sì. No. Tutto legno. Qua una fiuzzata, moriamo tutti. Qua c'è un montagna qua, ragazzi. Tagga freccia in su. Tagga freccia in su. Spostati, ci penso io. Ok. Ma gli metto questo, no. Attento, levati da subito là. Lo so, però io la volevo mettere. Ah, tutto bene, hanno distrutta. Hanno distrutta. E questi aggireranno sicuro. Me l'hanno distrutta, bastardo. Ho messo malissimo qua, oh. Sta cazzo di musica rompe, testo. Bucano qua. Bucano qua. Qua. Okay. Secondo me è un diversivo. Tu guarda, esatto. Là, sì, sì. Ti guardo le spalle. Io guardo là. Oh, sono di uno dove c'era montagna. Hai. C'è montagna scoperto. Una terra, uno ci sono. Io manco messo il filo spinato, uno squid out. Buca. Silenzio, ragazzi. Entrano dalla porta di montagna e mi hanno buttato giù. Sparano al tetto. Ivana è entrata nel buco. Dal buco. Li pingo. Akira, stai in puntamento lì, bravo. Deve entrare, devono entrare, manco una seconda, quindi occhio che... Silenzio. Sì, sì. C'è montagne di merda. Lascialo stare, altro deve entrare lui a tutto punto. Bravo, ti supporto. C'è neanche un altro, attenzione. 15 secondi. Cazzo. Che non è da montagna, quindi ha fatto il giro da qualche parte, l'altro. Che è là? C'è montagna che è impostazione. Qua. Due. Ancora 5 secondi. Per prendere il contenitore. Montagna a terra. Bella. Oh, ci sono io a montagna con la cosa, con la bomba di. Hai visto? Bravissimo. Bravissimi.
con lo scudo, se io lo stordisco col drone, cioè riesce a guardare? Sì, si stordisce lo stesso. Si stordisce lo stesso. Tutti si stordiscono, non ci sono quelli che non si stordiscono. Ci lo dice, un esempio, si potrebbe fare 5 di voi casuali e 5 di noi casuali. Sì, poi magari mischiamo, facciamo sì, noi contro voi, oppure noi e voi allora, contro ragazzi, noi e voi. Uscite semplicemente perché così io saluto e... Ok, allora. No, non ho sbagliato. Allora. Fate tornare al menu, ragazzi, che ho sbagliato a mettere continua. Come? E start, okay. Torna al menu. Sì. Noi continuiamo comunque, io vi invito tutti, sì, invito sì, a dirti, certo. Esce, c'è un cambio, esce Giovanni Akira ed entra Derti. Derti, allora, sono, a sta una cosa, mi dica. Sì, intanto entra nella chat vocale, dico. Esatto. C'ho 1000, chi compra come assalitori? Chi hai? Tu chi hai per ora? O chi ti manca? Hanno uno. Beh, tutti, raga, tranne Termite no, tu per ora chi usi? Tu chi usi in attacco? No, di questi nessuno. Hai sempre Yana, quindi non hai sì, uno sì, che sì, io... No, 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 ma c'ho Termite già sbloccato. Thatcher, vieni Thatcher. Ma... Hola! Thatcher è utilissimo, rompe tutto. Ciao, Derti! Thatcher ce l'ho pure, Thatcher. Beh, pure. Io consiglio personale Fuse. C'è un ritorno, ragazzi. C'è un ritorno di fiamma. Vorrei vedere Silvia giocare a Rainbow Six e magari ci riusciremo, magari ci riusciremo. No, Fuse ce l'ho, ragazzi. Ah. Fuse ce l'hai. Montagne. Ah, no, montagne. Tu prendi montagne e impari a giocare con montagne. Va bene. Tu sarai la pipista. Aidon Cray dice vorrei vedere Silvia giocare a Rainbow Six. Esatto. Sarebbe bello. Eppure vi dico che porterà il suo primo gioco online la prossima Ma da settimana. Sola, senza di Ma... Sì, sì, totalmente da sola. Ma di che parli? Questa è, ragazzi, è Breaking News. Breaking News. La sapevo già. Silvia alla crema porterà un gioco. Non ha senso in due. Lo vado da solo. Anche perché sarà Ma perché fai mouse, cerca partita? Quindi... Manca ancora qualcuno. Ragazzi, come allora, qualcuno? Esco così... Manca te. Sì, certo. È entrato. Ci sono. Non è nella partita. Sì, c'è in squadra. Lei viene. Allora, ascolta. No. Comunque, sì, se è vero, si può fare PS4 e PS5. Cioè, sì. Allora, devi stare zitto. Lei viene, sei Devi stare mute. Devi stare mute. Comunque, ho 10.000 gialli e devo prendermi una. Io 23.500. Io volevo comprare a Rumi, ma l'ha presa Giovanni. Quindi, o compro zero. O comunque allora, se la... No, no, la compro lo stesso perché penso sia molto, molto forte. Anche Melusi mi dicono, dicevano nella tabella di tier list che è buona. Però non so come funziona. In chat, ragazzi, qualcuno che mi dà un feedback su Melusi, per favore. Melusi sì, è Getta. Siamo Renak Don e PS4, anche Lola. Vai che c'è Severus che giocherà pure con noi. Così ci smerda Rainbow Six in chat. Là. Ora provo il nuovo acquisto. Vai. Mi ha convinto. Va, montagne, mi inizio tutti in montagne ragazzi. Ora, guarda. Ragazzi, qua, mi ricordo montagne verdi. A me farà schifissimo. Ci ho pensato pure io. Ragazzi, allora, io vi saluto. Akira. Vi saluto, devo andare a lavoro, è stato un piacere, mi raccomando. Lo so che sarà difficile senza di me, ma vincete. Va bene, ciao Akira. Ciao ragazzi, ciao, come dicono nelle caramelle, buon proseguimento. Ci vediamo dopo. Ciao. Oddio. Ciao, sbagli il verbo. Oh, Derti, ma tu hai solo Hughes per ora? No, io non prendere no, mai Goyo. Ha solo uno scudo fiammoso. È un'arma che a parere mio smira. Ok, Ciro. Sì, l'ho visto. Questo qua dici tu. C'è lo scudo mobile che se spari scoppia, fa un bordello allucinante. Ma non sarà un main, ce lo prenderò magari più avanti. Se mi avviso, sono un abbo quanto vuoi. Va bene, Severus, non ti preoccupare. Qua si gioca per divertirsi, ragazzi. Il nostro scopo è più divertire. Perché i pro ci sono, già sono abbastanza. Noi diamo divertimento. Eccoli. Subito, no, neanche il tempo. Poi. Io sono ancora qua che cercavo di capire come mi chiamo, dove mi trovo. Io ho arroccato il drone bello qua al centro. Bravo, non può essere più nabbo di me, di Shakira, infatti. Non taggate più, ragazzi, non taggate più nemici, tanto. Così non si dimenticano i droni. Anche se forse l'hanno visto. No. Il mio penso che se non vedo sono ciechi, se non vedono il mio, Io bello nascosto. Perché ci sono in mezzo alle pentole. Io sono di fronte all'Onelar, ciao. Perfetto. È in mezzo alle pentole il mio. Tagghiamo con frecce in su, così non li spottiamo, ragazzi. Sì. Siamo il consiglio di Saverus. Ragazzi, dietro me è Marco.
tu pure scudo c'hai. Ah! Beh ragazzi, no, abbiamo gli scudati, quindi mi raccomando. Tu hai la finestra? Io sono. Non giro da sopra, però. Vabbè, dentro molti da cosa, non c'è nessuno. Ti mi seguite. Mamma mia, ragazzi, qua. Allora, faccio una botola. Faccio una botola e la rompo io. Quando ci siete. Piazzato. Io sono qua. Tutti dalla finestra! Tutto più sbagliato. Vai. Eccoli. Attività nemica, neutralizzata. Cazzo. È come pusherti, è come pusherti. Io vorrei entrare da un'altra parte. No, di lato. Io non ho capito chi mi ha colpito in tutto ciò. Ah, un tizio là, ok. Ma la scala per scendere dov'è qua? No, mi ha colpito pure lui. Devo farlo da sopra, sbagliato a scendere. Niente, mi devo allenare un po' questo tizio pistolero. Un attimo ragazzi. Angie, cambio da te, cambio zona. 8 passi. Aspetta. Ah, là c'è la roba. Ecco qua un toucher, ci voleva, rompeva sta rettificata. Io buttavo cosa e potevo bucare. Vabbè, buttiamo là allora. Sanno che siamo qui comunque. Sanno che siamo qui. Mi guardo sopra che potrebbe fare un aggiramento. Torno in botola. Guarda come ha messo bene l'Ebian. Allora, la rischia. Tu, io l'ho visto andare. No! Grande. Dov'è l'altro? Mi rilevano. Ho fatto una sminata incredibile. È lì, è lì all'angolo, lo sto pingando. E sta lì per ora. Sì, Ciro, l'ho fatto le classificate. Però sempre 3 anni fa, quando giocavo a Rainbow Six ogni giorno. Sta guardando quell'ingresso. Guardo un po' destra e sinistra. Bravo! Bravo! Sta uscendo, sta uscendo! No! Ah, peccato! No. Peccato, peccato, però buono, peccato. Raga, ci vuole Thatcher. Visto che usano Blitz, ci vuole un Thatcher. Io e Bana, qualcuno che prende Thatcher. Perché se mettono elettrificato è un problemino. Io entro da qua stavolta. Hai visto che è silenzioso questa cosa di Ace? È non bellissimo. Non ti sei accorto che gli stavo bucando dietro. Esatto. Thatcher? Sarebbe ottimale. Non ce l'ho, non ce l'ho. Vabbè, tranquillo, tranquillo, non ti occupa, dai. Buchiamo da altrove. Con la MP togli l'elettricità e gli bucavano tutto. Metto Thermite? Sì, vai, sì, sì. Sì, sì, sì. Tanto ce l'abbiamo già un... Abbiamo 3 sfondamenti, Iban, Ace e Thermite. Possiamo bucare ogni dove. Forse troppo. Dovete trovare il contenitore di biorischio. Lo so, Severus, che ci vuole sempre un Thatcher. Non portate GTA RP. Cos'è RP? Il roleplay. Ah, roleplay. Una parolina. Ottimo lavoro. Ci possiamo pensare, però. Ci possiamo pensare. Lo fa il nostro buon Dirty. Io Thatcher lo usavo sempre. Ora ultimamente mi sono affezionato ai Bana. E Dirty ci siamo bloccati. Ma va. Le corse con le macchine. 5 secondi. Mica non conoscere le mappe è un po' un problema. Ah va. Non ci posso credere, Sì, vabbè. Arriva il gioco e basta, okay. Perché perdo troppo tempo, sì. Se... spesso che do un pugno alla finestra e poi vado sopra, tipo. Tipo fai il detersivo. Esatto. Un bel detersivo. Se perdi Thermite entriamo in due. Taggati. C'è un G4 entrando, attento, eh.
Mamma mia, che scarso che sono fatto. Fatto uno. Dai, sta granata. Io sono stato. Mannaggia a te, mannaggia. Perché pensavo fosse là. Non me lo do niente. Lo so. Allora, questo GTR P non so perché, ma lo odio. È strano questo GTR roleplay. Ha il suo perché. Ma voi giochi ve li scambiate oppure li comprate? No, no, li compriamo tutti. Chi in digitale, chi in, in fisico. Ma li compriamo. GTR roleplay, tipo tu giochi, ma è come se vivessi il personaggio. Cioè tu cammini col personaggio e siamo online. E dico, sai, oggi ho lavorato, ho fatto questo. Tipo così, come se fosse la vita reale. Quindi io ho visto 2 minuti di roleplay, non mi ha acchiappato. Però magari mettendoti lì ti appassiona, non so. Devi essere, secondo me, affezionato allo streamer per appassionarti al GTR roleplay. Se non mi sbaglio, con questa modalità forse Fedez aveva provato a fare un video musicale. Che sì? Poi gliel'ha bloccato, sì. Fedez. Ah. Non lo so. Però poi gliel'hanno bannato, diciamo, perché non lo poteva fare. Boh. No, Perez non lo segue. Muro fortificato. Perez è un giocatore. Ah, vero. Bruno Perez. Bruno. Vabbè, io gioco come se avessi Lesion, non devo cambiare. Allora, c'è una bella cosetta, mettiamo questo qua. Come non passano qua col jammer, bravo mio. Rompetelo quando rimane fermo. Gli piacerebbe allora. Che pensate di chiedere a Ferragni? Ma che ne penso? Non la penso. Che è un genio. Ah sì, assolutamente. Che alla sua età avere questo monopolio. Stanno entrando, sento il... E dopo, eh? No. Ci sono un botone sopra, no? No, è tutto legno, posso utilizzare però. Quindi... Bicare full. Dove? Io sto guardando questi ingressi. Bravissimo, Dirty. Tu hai 3 ingressi da guardare in un gruppo. No, guarda là. Allora io... Vado con Dirty. Stanno bucando qualcosa in legno? Guardo con Dirty. Che c'è una finestra. Io sto cercando di capire da dove potrebbero venire. Li sento... Io sento... sento in zona... Sento lei. Scudati, eccolo! L'ho ferito. Ho ferito montagne. È là. Guardate che bello. Ho rotto, ragazzi, qualcosa di vostro, ma ho ucciso qualcuno. Ne basta la pena. Ti occupare. Sto di dash. Dacci Ash. La vedo. Bucano! Esci Ash, dai! Dirty, guarda da te, perché arriverà qualcuno, penso. Asce a terra o non l'ho finita? Fortin. Occhio a quel buco, c'è un buco nella parete, nella cosa impostata. Lo sto guardando col drone. Dirty, tu riesci con la minutella da qua, facendo un buchino basso, a uccidere quello che sta. Rianimato Ash, Sledge, rianimato Ash. Fatto. C'è montagna qua. Le mie piccole sono pronte! Buttati il veleno. Io sto vedendo, non so se uccide, se fa il solletico, ancora non l'ho capito. Oh, c'ho dentro qua, ragazzi! Alla vostra sinistra! Chi ha il drone lo molli! È a sinistra, Omer! A sinistra, dentro, poi dentro! Montagna alla finestra, ragazzi, montagna e finestra! Eccolo! Alla vostra sinistra! Poi nel tempo! Ucciso okay, uno! Ok, perfetto! Erano due! Ve lo pingo! Ora entra, è entrato! No, io non più basso, tranquillo. L'ho ucciso io. Perfetto. Raffiche brevi, ragazzi, ricordatevi.
Però non c'è nessuno qua. È qua, c'è sta entrando, entra montagna e qua. Fatelo entrare. È solo, è da solo. Però mira a lui. Mira a lui, Lonemar, non mira a terra, mira a lui. Capito? Mira a lui, in testa. È scoperto in questo momento. Sempre su di lui, amico. Bravo, così, seguilo. Non sparare, inutile. Vabbè, metto pressione. No, tanto. Io bingo di fai capire che lo vediamo. Ok, perfetto. Oh. Bravissimi. Vabbè, ci pensa lei andare oltre tomba. Niente, bellissimo. Bellissimo. Top, ragazzi, top. Dall'oltretomba ci Dall'oltretomba che ci segue. Oggi Sant'Alessio, prega per noi, ci sta guardando dall'alto. E Sant' Kafkan pure. Ragazzi, ma Smoke funziona in chat, ma ho dato un feedback su Smoke, io non lo capisco. Smoke fa male. Mette magari, è un diversivo più che altro. Ha le armi buone, Io non so se pompa, proprio il pompa ragazzi, non l'ho mai usato. Anzi il no. Il pompa da vicino è shot. Ci sono alcuni fucili a pompa più forti di altri, non mi ricordo quali però. Che sono diversi, non sono tutti gli stessi. Sì, ce ne sono alcuni che ho visto che hanno danni praticamente quasi come alcuni fucili. Esatto. Grazie, quanto è bello Rainbow Six, raga. Dobbiamo proteggere il contenitore di più rischio. Non l'avrei mai detto. E invece. Esatto. Sì. Dice Severus. Munitevi sempre di C4 e si smoke danneggia. Ok. Sì, C4 è fondamentale per gli scudati. Comunque Ren ha capito. No! Io dimentico che sono sempre quello, mute. Barichiamo qua ragazzi. Perché C4 lo tira a pallonetto dietro le spalle del tipo e lo inchiude. Ok, allora io dove mi metto? Poi filo spugnato è sottovalutato comunque secondo me. Cercheranno di localizzarlo durante la cosa sottovalutato? Filo spinato. Io lo difendo. Sto barricando la porta! Io non lo usavo mai, lo dimenticavo sempre, però ora. Porta sicura! Devo imparare. Minchia, qua è bruttissima cazzarola. Sono io? Facciamo una bella finestra del legno. Ragazzi, comunque non hanno trovato. No, no! Allora, vai, apri sta porta, Fai un buco. No, apri. Qualcosa dove è stato, rompila. Perché dobbiamo muoverci, ragazzi. Perfetto. No. Se no devo scappare dentro, sono morto. Non chiudiamoci mai troppo dentro. Ragazzi, capito? Non trovano ancora il biorischio. Perché c'è un Dirty che ha messo dei mute fantastici. Ottimo. Giro di telecamera. Così. Io vorrei cambiare posto. Forse vai un po' di tempo. Là a destra. Il cuore è spunto a destra qua. Sono già dentro, sì, secondo me, tutti, perché fuori non c'è. Sì, l'ho visti. Dove? Qua. Qua, l'ho stordito uno. E sta cambiando zona, se ne sta andando da questa parte. Sì. Il drone nemico il è quasi in per fermi. Mobili. Fermi. Dai, mi ha rilevato per un palissimo. Naggia. Nido pronto a far danni. Sta entrando da questa parte, ragazzi. Quale? Stordito. Era sta tornando. Era rosso. Qualcuno è morto. Ragazzi, da noi, da me che davo. Sento tossa, si stanno affumicando. Da che davo, ragazzi? C'è una porta dove sono tutti quanti, da che davo. Si hanno. Minchia il tetto! Mi sono spostato perché ragazzi mi stavo. Minchia qua! È qua, la sono dentro! Niente, nel modo di scappare mi sono confuso. Che nabbità. È entrato da questa qua. Parte. Dal giallo ragazzi, è entrato uno dal buchetto. Top. Vabbè, pure da dietro, ma ha fusato, ok. Sì. Il nemico ha trovato il contenitore di più rischio. Hanno rinunciato ad appropriarsi del contenitore. Sono dentro da sparare, raga. No, tranquilla. Miseria. Tranquilla. No, non abbiamo capito niente. Io volevo. No, già l'avevo capito che stavano andando ad ammazzarmi. Mamma mia. Sì, è così, poi ci vuole il drone messo sopra di te che ti butti due bombe, dodum, li stordisci, esce e spari. Ma essa è velocissima, cioè è complicato. Comunque questa stanza, se non ricordo male, in classificata, ai miei tempi, si sceglieva dove difendere. E questo posto non si sceglieva mai perché ha troppi ingressi, troppe cose.
Perché ne sta sempre Renak solo? Perché mi campero. Credo che ci siano meno map. No, no, sì, sono, le mappe sono di meno, che cambiano di stagione in stagione, in rotazione, se non ricordo male. Io parlo sempre per conoscenza di anni fa, ragazzi, quando giocavo, quindi non so se sono tutte, ma secondo me sono di meno, perché quando esce il changelog lo dicono. Oggi c'è, secondo me se c'è questa e così via. E dice Severus, anche un Jäger servirebbe. Sono quegli operatori che praticamente ci sarebbero sempre. Abbiamo un Jäger. Sì, sì. Esatto, esatto. Sì, ce l'ho. No, io poco fa l'avevo detto, mi ero messa nel punto sbagliato. Lo so. Tranquillo. Qua tutta conoscenza di mappa e quant'altro, ma è facile. Ho disabilitato due cose. Ottimo. Rompi. Non chiudete le porte prima di entrare di nuovo. Esatto. Mancano 10 secondi. Non tosta la cosa della fretta, perché ogni volta mi fate ancora 5 secondi. Venire fretta. Chiude tutto. Ok, qua è perfetto. Io me la rischio, ragazzi, anche se è minchiata. No, devo chiudere la botola sopra, ma non ce l'ho fatta. Niente, non me ne troppo tardi. Come poco fa? Devo pensare prima. Sto perdendo un sacco di tempo. Ma va. Ancora. In corno, dover mettere il coso, il dispositivo in un punto ben preciso. C'è tipo un millimetro per poterlo fare. Sto dentro! Sto dentro! Qua qualcuno? Dove? Da questa parte, dove c'è il ping? Io li sto stordendo. Sono 4 qui. Lonemar 5. No, Lonemar, fermo questo coso, levati il doco, Lonemar! Uno che mi prende, ragazzi, sono a terra, disti! Io. Lonemar, non mettere il filo spinato mai al centro mappa. Ah, vabbè. Vabbè, niente. Ma dai, io non dico niente perché. È una vergogna. Mi stanno prendendo da questa parte. Pure. Un attimo, raga. Ho tirato come uno schifo. Piccolini in posizione. Sono praticamente tutti qua. Proteggete il contenitore di munizioni. No, tranquilla, no, tranquilla. Tranquilla. Intenzionale no. No ragazzi, ho fatto una giocata pessima. E una cosa, Ronamar, quando comincia la partita, vedi che sono dentro, fregate nei gadget, non camminare mai mappa con una cosa in mano, tipo filo spinato, perché ti chiumano. Tra l'altro hai poi davanti la porta in cui c'è quello che ha ucciso a me. Quindi tranquillo, okay. Mettili all'inizio e non ti preoccupare per l'essere millimetrico o altro, mettili quanto più ti impetisci col tempo. Però il round iniziato è difficile. Hai ucciso 3 persone, ottimo. Ma niente. A faccia Zaraghira, come si vuol dire a Londra. A faccia Zaraghira. Questo è un inglese molto stretto. Sì, sì, sì. Esatto. Verso Bristol più o meno. Credo di sì, proprio vicino a Wembley forse. Ah. Proprio lì negli intorni. Per restare in tema. Good. Another one. Vediamo un po'. Dobbiamo vedere pure, ragazzi, le botole. Adesso quando comincio mi guardo i tetti se ci sono botole, che non le so a memoria. Voi dovete taggarmele con frecce in su. Io me la taggo con frecce in su, però dura pochi secondi. Il tempo che io salgo, la prendo di vista. Dovete di taggarmela, così io so dove andare. E metto il rinforzo, così almeno ci togliamo sto paura che ci salgono dalla botola e ci entrano. Comunque quando ci sono i tetti di legno è problematico. Sì, sì. Ma anche mettere le barricate a inizio round è già rischioso. Dobbiamo essere poi bravi e veloci a mettere le cose, diciamo, più importanti in base al personaggio che abbiamo. Tipo Kafkan, deve subito mettere i Kafkan. Proprio il primo pensiero è quello. Non lo so. Poi le altre cose. Io non metto mai barricate quando sono con Kafkan. Esatto. Poi se riesci qualcuno la metti. Sì. Dentro, non molto esterno. Ecco, ho Frost sotto la botola. Anche se comunque sia facilmente killabile la Frost sotto la botola. Frost la vedo molto utile nelle finestre, che scavalcano e se la prendono spessissimo. Consolato. Comincio a avere fame, ragazzi. Quell'angolino di pasta, bello. Ma che
attimi. Come la mangi quest'oggi? Oggi zucchinetta e tonno. Ah, che, de- che dici? Bella. Si tratta bene il signorino. Visto, eh? Voi che mangiate today? Che mangiate? Ah, di questo sabato che sta di domenica. Perché sta di domenica? C'è questo clima domenicale in questo sabato? Perché ieri ci sono state le qualifiche in Formula 1, quindi ecco perché. Che non seguo, tra l'altro. Esatto, no. Sono di un proprio perso. Comunque, ragazzi, devo comprarmi urgentemente un pod nuovo. Ma perché un personaggio per. Esatto. No, Soju. Il mio è difettosissimo questo PS4. C'ho problemi con l'analogico, non mi riesce a correre bene. Idem. Allora, sei in garanzia, cambiatelo. Ormai no, non credo proprio. Credo che siano passati 6 anni. Ah. Ragazzi, li hai trovati? Akira chiede sì. Lonemar, come va con Montagna? No, per ora ho preferito Ash perché mi secca fare il pesante. Qua trovata uno che ci guarda dalla finestra, ragazzi. Vuoi fare spawn kill? Ho taggato, non c'è più. Oh sì. Qua. Vediamo se qua c'è quello che mi aspetta. Evita di là, evita di là. Infatti sto andando via. Avessi avuto montagne magari. Io seguo dirti. No, c'è uno spawn kill. Aia! Basta di giro mi hanno fatto. Che maledetti. Ah, okay. Sono davanti a voi in questa porta. No, bugiardo. Alla vostra destra sono tipo, ragazzi, attenzione. Oh, se si qua sparano colpiscono a tutti insieme. E là sono a destra, non è dietro, sei morto. Là, sono qua dentro. Attenzione ragazzi, lei viene l'Onemar. Nella stanza a destra, qua, nello stanzone, qua. C'erano Cavera e Bandit. Attenzione ragazzi. Che girano. Ragazzi, rilevati tramite scansione. Fregatene, fregatene. Uno fatto. Sono a pian terreno. Due, bravi. Ottimo. Bravo, sei puntato così. Eccolo! Esatto, bravo. Ha proprio distinto. Quando... Ok. È rimasto buono, c'è chi. Cazzo, era finto. Ma ha trollato. Altro finto. Ma è dentro. Fammi. Bucata qua, sta per rinforzata, bravissimo. Renek con frecce in su, cambi le granate e metti stordenti se vuoi. Distrutto, c'ha mezzo ok. Guarda lì come lo buco. Boh. Ed è lì. Bella! Incredibile. Adesso bucare è importante, ragazzi. No. Questo buco silenzioso è ottimo. È sì. Fantastic, tende bombastic. Vado daccela sto giro. Però è piccolino, fa un buco piccolo. Lo vedi, non è che tipo ti. Termite ti rompe la parete intera, praticamente. Sì, Termite è il devasto, raga. Ulala. Secondo me Levian arriverà a cadere qualche volta. Ma sai che se arriva sempre più indietro ogni volta. A volte ho avuto paura di cadere questa sedia. Una volta stai cadendo pure durante una live in coppa. Ti giuro. Non so perché ha perso attrito. Ha perso il grip dietro. Ora va indietro più facilmente. Dovrebbe stringere un po' tutto. Mi sa di sì. O si deve cambiare. Dopo un anno e mezzo di sedia, no? Ma invece lo sapete? Che mi è stata data la notizia che l'altro ieri su Amazon c'erano nuovamente le PS5 prenotabili solo perché avevo il Prime. Però. Sì. Ottimo lavoro. No, non c'è, dice proprio niente. Popo. Sì. Popo. Ragazzi, l'obiettivo è trovato. Non entrate con i droni dentro perché ci sono i ragnetti di mozzi che ve la acchiappa. Li rimetto a distanza. Dove, giù? Sì, giù. Qua a sinistra. A destra. C'è un ragnetto. Ferma. C'è un ragno.
Esatto. Facendo correre a uno che mi insegue. Mi sono inseguito a uno. Al terzo piano l'ho fatto arrivare. E riesce a bere, Renat. C'è un terzo piano intanto, così. Al terzo piano. Sul coso, giusto? Esatto, sì, sì. Quello che secondo salti, ti fermi e ti guardi intorno. Sì, sì, ho capito la mia. Stavo spiegando. Quindi occhio sopra che c'è uno. Molto bene. Che lancio di me. Allora, c'era una botola da qualche parte, avevo visto. Forse nel bagno. Sì, nel bagno. C'è una botola. Ma io non mi ricordo. No, sono morto. Ragazzi, dirti attento da qui che sono molto pericolosi da là. Ecco, sopra, ragazzi, sopra, 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 da dietro, ragazzi, da dietro, da dietro, da dietro. Mannaggia, zozza. Mi sta facendo il giro. Fatto uno. Bravo. Bravo. Ma c'è Mozzi da sopra che vi sta girando, forse. Ah, sono sopra due. Sono due sopra. Jagger è un'altra. È Valkyrie, penso. Ha bucato qua. E io sono qua messa. Qua ha bucato uno. Tu dici girando a sinistra. A sinistra. Sarà che è sotto. No. C'è G4, raga, attenzione. Là! Là! Lì! No, sopra, sopra, sopra. Tu lei, baby. No, questo ragazzo lo era. No, è panino, niente, c'è poco da fare, Renak, lì da entrambi i lati. Ah, avevo l'è stordita. Inchiumala. Hai hai cecchino o lei? Forse sì. No. Ho il per due. Ah, no, ok, ok. Ma la gente flippa male quando vince, sì. Spara tipo a caso per... Dobbiamo organizzarci meglio con gli ingressi. Ragazzi, un attimo, ragazzi. Un attimo, dobbiamo organizzarci meglio con gli ingressi. Perché se andiamo tutti da un punto, siamo morti tutti. Dobbiamo organizzarci bene e non pushare subito. Perché già buttate un drone. Tipo, se sappiamo che sono pure sopra, non andiamo avanti già sotto. Perché ci prendono da dietro. Lanciamo i droni, anche il secondo che abbiamo. Mandiamoli nella scoperta. Guardiamo se ci sono gli angoli liberi. Tanto il tempo fondamentalmente per perderci 30 secondi lo facciamo. Sì, sì, sì. È una tattica d'attacco. No, lo so, lo so, lo so, lo so. Lo dico per dopo. Attacchiamo, ce la siamo già dimenticata sta cosa. Eh no, no, tranquillo. Difendete la stanza. Ok, barichiamo Todos. Devo fare sopra la botola. Io la sto taggando adesso, in caso me la ritaggate, perché non mi ricordo quella di tutte. Ce n'è due. Devo fare tutte e due. Allora, una dovrebbe essere quella là. Questa. Ok, fatta. E l'altra. Vi taggate l'altra botola, ragazzi, per favore. Aspetta che io no. Anche se forse so dov'è. Mancano 10 secondi. Non so se è questa o quella. Questa forse. Restano 5 secondi. Ok. Me la rischio, che posso morire, ragazzi. Sono morto, sono morto, sono morto. Sono sempre bene. Come sei morto? Guarda. Perché sei morto? Ah no. Dovevo provare a metterlo di qua. Potrebbero venire magari. Stanno bucando! Cazzarola, oh! Da dove? Qua! Cambio il caricatore! Arrivo. Che fuggono pure! Mi chiusi! Ma l'hanno distrutto il drone, ovviamente! Tu vedi che culo! Piazzo le tossine! Mica stanno devastando! Quante ne ha carica sto fuse? Dopo, tre. Tre. È avvenato, è avvenato. È avvenato nella scala. A sinistra, lei venne due. Non ricaricare ora! E due a sinistra, strettissimi. Nella scala. Qua è, qua è. Conviene ti alzi un po'. No! Sono... Sono dentro comunque. Sì. Lo so, lo contro il mondo. Tranquilli, tranquillissimi. Sono forti questi, raga, Ragazzi, Levian, non ti sdrai mai, che tu non vedi ma ti vedono i piedi. Ok.
capito. Non sdraiarti mai, quantomeno con le gambe in avanti. Ora. Non lo so, tranquillo. No, non lo so adesso. Allora. Smocchino. Non so che usare. La cosa difficile di Rainbow è che le partite sono brevi e non puoi spiegare mai tutto. Cioè, il gioco è fatto di questo. Bisogna sbagliare. Perché non hai il tempo in quei 30 secondi di dire non ti mettere sdraiato da sinistra. È troppo complesso. Per questo è un gioco che va fatto con costanza. Salutiamo Costanza che ci segue. Come sempre. Esatto. Devo studiarmelo. Sì, l'onomer è complesso. Il bello è questo. Per questo ti intrippa tanto Rainbow. Sì, perché comunque alla fine quando ce l'ho contro mi fa paura, però quando ce l'ho in mano mi sento inerme, quindi devo capire bene. Esatto. Come sfruttarlo. Bisogna bestemmiare, dice. Severus. Sono inerme e solitario. Sono un verme solitario. No, Botola no. La barico lo stesso perché possono bucarla da sotto e non vorrei avere sto buco qui di piedi. Faccio questo esperimento. Allora io potrei metterlo da questa parte qua. Le finestrelle, ragazzi. Filo spinato nelle finestrelle. 5 secondi. Scavalcheranno, bravi. Il nemico non ha trovato il contenitore di rischio. Allora. Che qua è aperto. Giro di telecamera al volo per spottarli da fuori. Ma che cazzo sono le telecamere esterne? Qua sono. Sono morto, finestra, sono già morto. Quale finestra? Mi stanno sparando, credo. Il nemico ha individuato il contenitore di Biorizio. Sono tutti qua. Ah. Non capisco la dove, però. Ho qua. Ying. Cioè Ash che ha rotto tutte le cacchio di telecamere, tutte. Infatti ha rotto pure quella che c'è là dentro. Tutte le sta rompendo. Renak metti. No, sto mettendo dentro. No? Sono circondato. Non rotto. Mamma mia, mi sono salvato per un pelo. Nido pronto. Non vedo un cazzo, rumo. Non vedo un cabo, so. Dove sono? Fateli entrare. Fatto uno. Ci Sash. No, finalmente Sash è forte. Dov'è? È morta. No, l'ultimo che rimane. Dovrebbe essere fuori a pizzata da qualche parte. Occhio alle finestre, raga. Mantenete la posizione e guardatevi alle spalle a 360 gradi se avete corpi esposti. Tipo finestre, ok. Bravo! Bella. Good. Bravo al nostro mute. Vai. E tutti muti. E tutti muti. Match point. Supplementare. Mamma che brutto quello ufficio amministrativo, raga. Madre santissima. Quindi c'è finita bene. Mamma mia. Posto di me. Piano piano, senza fare cavolate. Devi vincerla questa, dai. Dai, ci siamo, ragazzi, ci siamo. I banana. Barricate la stanza, dobbiamo proteggere. Ah, io qua siamo. Niente, ragazzi, sì. Mi ho confuso. Lo so. Il muro è in sicurezza.
Barricate sta botola a terra, ragazzi. Minchia drone di me. C'ho due droni dentro. Due. Va, trovo lì in mezzo a tutto sto casino. Qua ce l'ho. Io l'avevo visto. Oh, qua. Qua. Ah, giusto. 10 secondi. Le granate ormai non sono più un problema. Ancora 5 secondi. Il drone nemico ha infiltrato il contenitore di biorischio. E ho persi di nuovo. Comunque sono nascosti dentro la stanza i droni. Ragazzi, stanno bucando. Di già. Io sono largo. Se entrano da qua, puoi prendere. Anzi, devono entrare dentro. Io sono dalla parte opposta della mappa, della stanza. Che. Ah, un fuse ha fatto. Ma vaffanculo. Da me sono silenzio. Non so se riesco a prenderli. È odioso. Sono da questa parte. Da me. Nelle due finestre, una rotta. Sì. Sì, io la guardo, però ora cacchio. Silenzio. Io. Silenzio, ragazzi, un attimo. Ragazzi, stanno entrando, sono entrati. Piccoline in posizione. Uno sta facendo un giro diverso perché è sceso dalla finestra e sta andando dall'altra finestra dove ce n'è due, credo. Finestre. Ciao Nick! Cazzo! Ciao! Minchia, è già qua! Non mi ricordavo sta scala giù! Non mi ricordavo sta scala giù! Che ho detto? Ciao, non è io! Ho fatto una stronzea, perdonatemi! Ma... Un altro! Come stai, Umbi? Sconfitta ingiusta, ragazzi, non è giusta. Ciao, Umbi. Non è giusta, se è ingiusta, è giusta. Condizionatore. Oh. Ecco. No, io sto bene, ragazzi, stranamente. Ditti più di 6 kill. Ogni volta che io accendo il condizionatore in live, mi fa rumore. E mi obbliga a spegnerlo. Ora si sentite? Sente, sì. No. Cioè, quando lo accendo durante tutto il giorno. Oh, lo no, Umbi, siamo nabbi. Non c'è mai, lo sono in live e fa rumore. È un trattorino, vedi ce lo fa. Ma boss! Ci sta, ci sta. Allora, ragazzuoli, vediamo un po'. Rianimazioni, due rianimazioni per Dirty, una per Rennac. Cioè, vai a fare l'analisi della partita quando faccio schifo, vero? Se non le fai no, male, devi fare quando faccio schifo. No, stavo guardando, ragazzi, scusate. Non le fa mai, le fa ora, quando ho fatto schifo. Vai. Bravo Umbi, perché tutto bene. Ti spinge a non fare mai schifo. Capito. Bene, ora do un'altra chance a montagna. Esatto, ragazzi, poi ci dobbiamo sincronizzare, non è facile. Perché se non è la montagna andare da Lone, Marellone, ma andare dalla montagna. Mamma mia, ragazzi. Ma che ragazzi, di un certo livello. Che eccitazione, ragazzi. È perché mi sto svegliando. Ah, ok. No, giustamente. Ora. Minchia, ragazzi, presi la villa. Bella sta puzza. È in Italia qua, dove in c'è in Italia. Esatto, bravissimo. Sì, Umbi, se sei più forte di noi. Poi intanto giocheremo. Faremo un follow day. Giochiamo insieme. Non lo tocchiamo. Vabbè, questo gioco forse già te l'abbiamo detto. Per loro è tutto nuovo. Giocavamo forse da 3 volte. Io ci giocavo 3 anni fa. Ho staccato 2 annetti e ci ho perso un po' la mano. Ma ritorneremo, ragazzi. Torneremo più forti di prima. Certo, dobbiamo fare qua tutte cose. Sì, montagna è forte. Andando a ban, provo Bandit, non l'ho mai provato. È importantissimo perché tu lo metti nel mezzo tra due pareti rinforzate, nel mezzo, e te le elettrifica entrambe. A meno, 3 anni fa aveva sto range, penso che tuttora. E così se loro non c'hanno Thatcher non possono mettere i ban, non possono mettere termite, capito? Anche il mio di Ace non va a mio botto. Tutto. Elettrica. Tutto. Quanti generatori ha così? Non lo so. Non l'ho mai usato. Bandit.
Conviene metterli prima, non quando stanno vocando, no? No. Non li mettere ora. Che se hanno... Se hanno Twitch... Ne ho 4. Ok, non li mettere ora. Che se hanno Twitch te li rompe subito. Follow day secondo te più o meno quando si può organizzare? In base a tutti i lavorativi, ragazzi. Perché ora qua tra ferie, lavori e cose varie, non so quando riusciamo. Vediamo, non so, una decina di giorni, non so. Più qua li metto, dai. Diciamo le prossime settimane saranno complicate, sì, un po' complesse. Perché inizierò pure io a lavorare, quindi... un po' complesso. Dobbiamo riorganizzare un po' il tutto, ma ci riusciremo, tranquilli. Quello senza ombra di dubbio. Io se mi posso mettere... Lei viene... Ah. Qua c'è uno scoperto, per conto, forse non è elettrificato. Ah, lo posso raccogliere, non ritorno. Devo capire com'è. Ma è pericoloso. Ma qua ti posso mettere o è pericoloso con sto coso qua? Non so di che stai parlando. Troppi cosi ha detto. Troppi invasi. Ho fortificato il muro. Non so dove mettermi. Posso mettere di qua. Aspetta, aspetta. Negozio di videogiochi, Umbi. No, ma qua no. La telecamerina. Sono messo male però qua. Sì, ora sento il condizionatore. Sono tutti. Dalle fogne stanno entrando. Sì, dalle... Da giù stanno entrando. Non finestre. Ecco Chiaralla. Penso da giù. Quando è passato uno? Non mi ha visto. Sento. Eccolo. È qua. Stordito. Sta arrivando col drone, ragazzi. Ho visto. Fatto uno. Ho visto entrare un drone. Ho visto il contenitore di biorischio. Dove cacchio è il drone? Sta lacrimando un altro. Non muschie. Eccolo stordito di nuovo, così non entra. C'è uno con lo scudo, c'è montagne. Che palle. Bloccati di nuovo, non entrano. Sono sempre tutti qua davanti. Entrare. Ma tanto c'è tanta roba qua, si rallentano un sacco se entrano. L'hanno distrutta la cosa. Fatto il giro da dietro. Le gambe, letti, le gambe, letti. Ah, c'è un drone dentro. Sì. Una granata ne hai? Sarà sotto il letto. Boom. Ultimo nemico rimasto. Boh, volato. Mi sono messa male qua, ma non mi posso muovere. Ma c'è... Ma è questo? Siamo a 15 secondi. No, sì. Sta dronandoti. Ma in che senso? Gli ho sparato, ma non che è morito. Successo? Ma infatti, pure io gli ho sparato un mostro. Ma beh, l'ho visto, gli ho sparato, non si è mosso. Non si è mosso e non si muoveva e non è morto. Guarda, posso iniziare una chiesa? Infatti pure, pensavo fosse un bug. Ah, questi bug. Questi bug. Dice che era la che siamo mometti perché andiamo dalle montagne. Giusto. Ah, un bici posso dice... identificare i fili spinati, Sì, sì. Sì, se passano droni li scassa a volo. Montagna mia è devastato dal lanciagranate di Tachanka. Ecco, un bel esempio io, che ero rimasto 3 anni fa con Tachanka con la torretta fissa. Ho messo Tachanka, ho visto che c'era il lanciagranate, sono rimasto così. È un cambiamento che non conoscevo. Mi manca un po' la torretta fissa, però... Che mi dici di Tachanka? È molto utilizzato, è in meta. Perché sono lanciagranate incendiarie, quindi se le spari addosso a qualcuno forse non muore di botto. Di botto. Ah, ma qua c'è la botola. Sopra. La sto rinforzando.
Che da sotto fa uno però. Alla volta sto bandit, cioè non la prende. Come alla volta? Un colpo, cioè. No, se la metti in due sì. Chi è che ha rotto? Io no. Niente, quattro droni ho ucciso. Bravo, Mute. Raga, ma quasi comando. Cioè. Ho fortificato il muro! Non mi piace. Silenzio. Stampa hanno cambiata pure, cazzo. GKL ha fatto acquisti spettacolari. Levian ci spiegherà sì, dopo. L'ho sentito. Cosa che vuoi non puoi da capire, ragazzi. Ah, cosa l'ho capito io. Profumi, cosa belle. Esatto. A questa punta. Qualcuno rompe qua. Sento montagne. Dove? Qua. Ma anche di qua c'è qualcuno, ragazzi. Che bucano. Bucano da me, bucano da me. Il nemico ha trovato. Io. Sono a terra. Montagne da me. Piccola in posizione. Minchia dalle scale, vaffanculo. Cerco di venire. Ho camperato qua. Okay. C'è fuse là, c'è fuse là dove c'è la cosa elettrica a terra. C'è montagnetto, sì, raga. Ho ucciso. Succa! Scusate, eh. Non, sto scendendo, non mi sparare. C'è un drone. Wow. Cioè, minchia, fumogena, attenzione. Ragazzi, c'è qualcuno che mi sta chiarando i droni. Contenitore di biorischio. È entrato qualcuno. Ma chi? Impedita al nemico. Ucciso. Okay. Sto ribucando. Forse questo di nuovo pure quando non li usi tu. Qua ce n'è uno. Aspettate ulteriori accessi al contenitore. C'è qualcuno a sinistra. C'è qualcuno a sinistra forse, allora marra. Sì, sono ragazzi, è questo. È circondato, questo. Tranquillo. È entrato. No, sono uno dentro. Piano! Tranquillo. Ma come da dietro? Vabbè. Sì, eri circondato. Tranquillo. Tranquillo. Il lanciagranate incendiario trapassa lo scudo. Se lo tenete in mira lui, oltre ad essere lento per lo scudo, lui non può muoversi troppo, quindi o cliene molto danneggiato. Ah, ok. O muore direttamente, perfetto. Si è sentito Umbi, il mio. Un attimo che mi chiama dall'oltretomba. Ma non ha scelto il personaggio ancora. Ibana. Bagna. Scusate ragazzi, ma. No. Ed è rotta! Dovete trovare il contenitore di biorischio. Che mi sono perso in questi 6 secondi. Niente. Niente di eclatante. Enclank. Enclatante. Anche per questo stare tutti dentro può essere mortale, ragazzi, perché se entrano sono morti tutti. Cioè, dipende dalla situazione. Dove cazzo sono tutti? Sono giù. Ah, sento un Mute. Qua. 10 secondi all'inserimento. Fuse mi piace, ma non lo uso. C'è una cavera. Ma qua dentro, ragazzi. Stanno mettendo. Naggia. Posizione contenitore di biorischio ignota. Ingaggio autorizzato. Che a me ignota. A me ignota resterà. Sono giù, quindi non l'ho capito. No, al primo piano. Primo piano o pian terreno? Qua ragazzi, qua sono, dove c'è il ping giallo. Ok, pian terreno. Pingati. Drone pronto. C'è la Mute, pare. Sono con te, Detti. Anzi, avendo lo scudo forse è meglio che sto davanti. Sì. Allora stai calato che io cammino avanti a te. Che c'è Mute, cazzarola. Aspetta, dov'è l'obiettivo? Ragazzi, io sto bucando. Se riesco, non mi ammazzano prima. Ma mi sa che io non conosco la mappa, quindi vado. Porca di quella tana! Mi hanno taggato qua, ragazzi, c'è cavera, l'ho messo io. Mi hanno interrogato, sennò dove siete?
Bene. Mannaggia, bisciotto. Ok. Bellissimo, Umbi. Oh, è stato rinforzato. No, come che mi ha preso? No, sono in 40. Ho ucciso. Mai ricaricare in campo aperto, cambia arma. Posso sapere. No, non l'avevo sentita. Raga, in che 3 contro run anche in schiena. Tipo il meme quella del divano. Ci sono rimasto malissimo. Chiara, poi mi so fare cosa hai preso. Eh? No, parlo con Chiara. Ah. Comunque ci ha taggato nella foto. Poi la guardo. Comunque ragazzi, quando siete in campo aperto con i amici, non ricaricate, cambiate arma. È meglio. Io mi sono messa tipo nella scala e ho caricato. E stavo per sparare, ma non ho sentito completamente a cavera, proprio niente, zero. Lo so. Sono bravi. Sono scarsissimi noi, ovviamente. Probabile. Cioè, ma tranquilli, piano piano. Chiaralla ha fatto la scanna, come si vuol dire. Cioè, si è comprata mezzo negozio. Ma sono trucchi, profumi, sta cosa così? Prodotti per la cura... Ah, della pelle. Della pelle. Brava, Chiaralla. Ma cosa? Che significa? Complimenti per la cura della pelle. Dove vediamo la pelle grassa. E dai... Aspetta, eccoli. Dove? Dovrebbero essere da questa parte. Però ci va. Primo piano, primo terreno, dov'è? Ok, primo prima piano. Primo piano, stanza dei giochi. Dei giochi? Ciao, Redneck. Voglio fare un gioco con te. Sto cercando il biorischio. Sto cercando il biorischio. No, no, niente, no. Ragazzi, sto morendo. Partito per me. Ancora così. Niente, non ci arrivo. Ragazzi, io posso sfondare dal tetto. Sì. Se ci sono superfici sfondabili. Vado a provare. Quindi loro hanno comunque sempre caveira. Esatto. Detto. Forse sì. Che odio. L'ho detto che odio. Sei proprio uno snitch, bye bye. Baci loser. Sono una cicamella. Minchia, qua sta pericolosissima. Oddio, che cosa è successo? Mi hanno sparato. Caveira. Ragazzi, non l'ho sentita. Mi dispiace. Tranquilla. Io lo sapevo. Mi ha rivelato il caveira. Ecco Astro. Mi ha fatto. No, che morte cretina. L'ho uccisa, sta stronza. Qualcuno può prenderla vicino? Ammazzato uno. Ma va comunque. Che avanti il rumore, cazzo. Occhio derti. Cazzo. Uno preso. Ah, uno per ammazzare a me. Vabbè, mi uccido da solo. No, non ti ammazzare. Silenzio. Come no? Non urlate. Arrivo. Sei morto. No. Non hai usato il rampino. Pensavo ragazzi, che non morissi. Un attimo, raga, un attimo. Anche tu sei caduto. Vabbè, niente, è inutile. Un attimo, raga, sto bucando. Se ci rianimassi sarebbe anche meglio. È una cosa, posso fare buco o rianimo? Voto per il rianimo. Niente. No. Raga, beh, tu puoi farci il giro in 30 secondi, io non ce la faccio. Ragazzi, come detto si fa prima, che i fratelli... I fratelli schianto... Ma io pensavo che non si morisse così facilmente. Sì. Facciamola! No, guarda, immaginiamoci fosse tipo danno, ma no che muori diretto. Dipende cioè. Da... Sì, no, c'è il danno. Dipende dall'altezza, muori. Allora, o mi faccio niente o muoio. E fidati che c'è pure il danno, c'è pure il danno. Allora, facciamo l'ultima, ragazzi, va? Sì. Dai. Umbi, vuole un'imitazione. Vuoi un'imitazione, tesoro? Chissà come si comporterebbe con lui nel campo di battaglia. Io mi nasconderei, padrone. No,
prendiamo uno scudo e sfondiamo. Sarebbe bello un Gollum, ragazzi, come Pratore. Che striscia silenzioso. E mette paura, ovviamente. Ah, il potere che macchia R1 e fa... Ah! E i nemici si bloccano un attimo. È la miseria. Li frizza. Sarebbe Melee, esatto, dice Chiara, sarebbe Melee. Sarà addosso ai nemici, tipo... Sempre silenzioso come Caveira. Bello, bello. Che non usa il rampino, ma si arrampica, quindi è più veloce. Si può fare. Levian ha il boost attivo dei punti fama. Bastardo maledetto, bravo. Che ha il 100% in più di punti fama e dà il 10% pure a noi. Bravo. Che avevate dei punti in più ogni volta, non ti ricordo. Bravo. Un Gollum come operatore dovrebbe costare un punto fama. No, da 20.000 secondo me. Solo per la... Capito? La presenza di un Gollum in squadra. Ma anche uno xenomorfo, un alien metterei a sto punto. Che cammina nel tetto sotto sopra. Raga, io ho giocato Alien Isolation. Che ansia. Giocato, sono... Su Alien? Sì, sono tutto come Outlast, non puoi ucciderlo, devi solo scappare, fare silenzio, ti infini gli armadi. Però lui apprende dai tuoi movimenti, quindi se tu muori, che ti trova in un condotto, la prima e la seconda, poi ti va a trovare anche nel condotto. No, yes, vabbè. Niente, ragazzi, io infatti ho fatto quello che potevo fare in 2 ore, tipo in 10 ore. Cammino piano piano. Perché mi caga addosso. Troppa ansia. Poi senti camminare con dottini al tetto. Boom, boom, boom. Dici, no, tipo fuse. Esatto, un fuse più cupo. Trovate la posizione del contenitore di biorischio. E cerchiamo sto contenitore di biorischio. Ma questa tosse Renak da dove proviene? Non lo so. Il fumo. Ma le fuma? Può essere. Ma a posto. Ga fumano. Tutti snob su questa sigaretta. Tutti snob. No, pochissimo, ma a parte lo scherzo. Ma aghiccare le sigarette. Butta le sigarette. Posso finire? No. Tutto il mio rischio. Bravo, anch'io. Dicevo, con questo vento che c'è per ora, ragazzi, non so che cosa vola nell'aria. C'è lo schifo. C'è una caramella. Io non me la sento. Ragazzi, poi in classificata si possono bannare gli operatori che non vogliamo che utilizzano. Ma non banni Caveira in difesa. Certo che banni Caveira, così non la usano. C'è di peggio, secondo me, da bannare. Minchia, erano due giù, raga. Ma che dici? Ma le ho uccisi? Due giù. Uno l'ho distrutto, però ancora... Io me la rischio. Mi ha finito. Volevo... Sono morto. No. Mi sono bloccato di nuovo. Vai, lei viene bravissimo. Mi ha ucciso Caveira. Che cazzo è stato, Germano? Ma non mi posso suicidare per evitare di farmi... No. Ah, la squadra al muro, ma poi grazie a cosa di Caveira. Grazie, attimo, ho scoperto una cosa di Ibana, forse. C'è uno, che è da... Una... Si va in da te. Ok. Dove? C'è uno accanto a te. C'è vicino da te, non lo so. Ah, vabbè, io ce l'ero circondato pure, vabbè. Mi sto interrogando, sta tizia. Mi sa che... Ora... Credo che mi abbia interrogato tipo... Ah, Rusazza! Non mi aspettavo fosse là, scusate. Ma nel senso che è una rosa, è un petalo di rosa, no? Grande però! Cioè... Grandissimo! Un grande petalo di rosa. Prego, dice Chiara. Dai, mi ho spaventato, mi ho spuntato a quella davanti. Ho scoperto che quando premo R1 per far detonare le cariche di Ibana... Non sono wireless dove vuoi, cioè devi essere a una certa distanza. Io infatti mi sono messo lontano, premo R1, ma non scoppiava sto coso. Quindi ecco, non si smette, e anche oggi si clippa.
A me scattano tutta la Eva, è scena questa. Quella proprio... Vabbè, finché butta la Eva, vabbè, succede. Che dice... ridere. Ok. Dai, si può fare, ragazzi, non sono fortissimi, eh. Ma non forse era vera che aveva rotto il cazzo stavolta. Tu non perché? Sento giù. Videve. Videve, ecco voi. Trovati. Ben fatto. Giù. Che bello! Hanno ucciso Cavera. È morta! Cavera sì. È morta. Come? Niente, l'hanno ucciso. Che sono cretini. Hanno fatto benissimo, ragazzi. Non taggate più. Mi raccomando. Stanno sparando il mondo. Bellissima, raga. Raggiungete la posizione del contenitore. Ma c'è quella stro di Cavera. No, vedete che se la... Cioè, è veramente assurdo. Chi la sa usare? Cioè, sì. Che avrò problemi. Ma infatti vorrei sbloccarla per questo. Ma figo. Ah, perché tu non ce l'hai? No. Mi piacerebbe imparare a usarla. Però, secondo me qualcuno che sale c'è sempre. Qui c'è una botola da rompere, ragazzi. Che ho, qualcuno a carico. Sono qua, anche da me, qua. Botola non rinforzata, quindi... Sì, anche da me ce l'ho qua. Aspetta, una carica qua. No, faccio io, insieme, facciamo in contemporanea, dai. Aspetta, c'ho il coso. Aspetta, mettilo. Esatto, veloce. Dimmi quando l'hai messo, dai. Quadrato, mettilo! Dai. Non lo fa col quadrato. Più indietro mettiti. Buco qua. Dai, non fa, non lo vedo. Che cavolo. Ok. Ci sei Renac? Vai, quadrato, okay, vai. 2, sì, 1, via, boom. Come ti fa? R, come R, L1. L1. Già farà SWAT. Non scendere. Sparano. No, non c'è nessuno, chiudo qua. Fammi da scudo, Marco, bravo. Non ti muovere, ma troppo, Marco. Dov'è? Butta una c'è con assordente. Butta una assordente. Non lo vedo, non c'è più. Sarà che scendo allora. Favoloso Marco, aspetta, favoloso. Che dai, faccio? Favoloso. Che finita da scudo per ora. Mi stai facendo da scudo in maniera incredibile. Dimmi tu quando devo scendere. Non ti muovere per ora, stai fermo. Scendiamo, dai. Ti seguo a ruota. Andate a occuparvi del contenitore dopo aver neutralizzato la minaccia. Rimane un nemico. Bella. L'ultimo. Spermettiti dietro di me però. E là ragazzi, Cribbio. Lì. Arrivo. A destra, no, una mano, leggete subito. Qua è. Un po' di fottere. Perfetto. Mamma mia. Lo sfondamento di montagna. Qua niente. Qua. Niente, 18. Mischino, si è messo all'angolo. Cribbio, si scappò un Cribbio, forse non mi sono accorto. Sportelli, dica. Ragazzi, bella, qua mi è piaciuta questa. Posto sì, strettissimo. Ha avuto un'utilità sto coso. Sì. Voglia. Ecco, non te lo mettere. Va bene. È strettissimo, basta, ragazzi. Dopo mi sblocco Cavera, ragazzi. È strettissimo. Cavera, compa, è presto, fidati. Perché? Perché sapere la mappa a memoria. Perché la bisogna poi iniziare, no? Fidati. Sparagna e vedremo così Levia nella notte che si inizia a studiare le mappe. Io vedi che mi guardavo le mappe, le piantine con l'applicazione, con i punti di ingresso, con le punti delle telecamere, tutto. Ma che dici? Ho giocato 2 anni, tipo ogni giorno. Dobbiamo proteggere il contenitore di biorischio. Quindi per questo è un sogno. Sì, perché poi mi stanco, che poi sentivo il Rainbow, mi viene il vomito, non volevo giocarci più, ero stanco. Ho staccato quasi 2 anni e mezzo di giocarci, raga. No, sì, perché? Penso di essere lesion, camurgia. Attivazione jammer. Il drone nemico no, è individuato il contenitore di biorischio. No, Levian, è a vista sto coso qua. Volete farvi la barba? Quale? Perché vengono da fuori, sto coso che ti ho taggato io. Ma devi entrare qua interno. Dici che è da fuori, vai. Sì, certo. Le finestre, dico, sono le finestre qua. Ma non ho, io l'ho messa là in realtà. Ma questa qua devo mettere. ATD attivo, stacca
Qua c'è la botola da fare. Gioco una mappa ancora nani. Hai visto? Non le impari mai le mappe. Non le voglio. Mi sparano. Dalla finestra. Sì, lascia un attimo, sono. Vabbè. Da là? Sì. Ok, fatto uno. Ragazzi, non avete chiuso una finestra. Oh, c'è una flashbang. Un attimo. Uno ne è atterrato da sopra. Davanti a voi, ragazzi, stanno entrando. L'ho visto. Sono due. Minchia, tocca Evi. Digitale basso, digitale basso, digitale basso tutti, date pronto. Freccia in giù. Che l'ho ferito, ma non l'ho ucciso. Dov'è, ragazzi? Vedete? Era lì. Eh sì, da qua sono tutte e due qua. Flashbang lanciata da loro e io non vedo niente. Doccabi a terra. Qualcuno sopra comunque, eh? Che ci tiene sotto mira. Anche Fabri, se ci colpiscono ammazzano tutte e due. Hai ragione. Uno è fuori, ragazzi, là, ve l'ho pingato. Dov'è? Fuori nell'angolo. Cazzo, dove? Ragazzi, stanno varando. Non vedo ping, non vedo nessun ping. Anche in io. In alto, fuori. Non vedo niente. Anche io. Attenta che sparano. Dove cazzo mi sparano? Non lo capisco, ci credi? Non lo so, sto cercando di capire. Aspetta, per entrare, ragazzi. Là! La botola. Da qua, sì. Ragazzi, deve scendere, no? Le mie belle schiacce. E anche da qua, al muro. Ragazzi, deve scendere. Sì, infatti, loro devono attaccare. Sta bucando, che è alle tue spalle. Restano 15 secondi. Ora entra qualcuno, attenti. Io non vado a nessuno. Sì, ora pushano perché devono, non hanno scelto. Devono. Uno è. E una rex, ragazzi. Vabbè, non è detto, può essere proprio l'opposto. Qua è. A posto, finito. Gli attaccanti non hanno preso il contenitore in tempo. Ah! Buono. Beh. Sì, Severus è molto onesto. Cioè, lo gioca. Mi sta piacendo. Se lo gioca, gli fa schifo. Del gioco non gli frega niente. Però gli piace la live se lo segue. Però lo gioca, però non lo gioca. Cioè, non si è capito, Severus. È un amore d'odio. È un amore odio per Rainbow. Sì, perché ragazzi, è vero che Rainbow ha delle criticità. Noi per ora giochiamo così. Ma se poi fai le classificate e vedi che magari un colpo non ti entra. E quello usa il glitch che si mette lo scudo in testa dell'immortale. Devi aspettare che Ubisoft lo fixa in 20 giorni. Cioè, ci sono delle pecche come in tutti i giochi. E quindi o te lo fai calare, ci giochi e ti diverti. Ah, ma no, dici apprechi, come diciamo noi. E quindi cadi pazzo, ci pazzo. Dobbiamo proteggere il contenitore. Ma infatti non mi sembra molto utilizzato negli esport. Come? Non mi sembra molto usato negli esport. Come no? Forse con la pandemia, fino all'anno e mezzo fa, era costantemente tornei. Ma anche quest'anno l'hanno fatto. Sì. Ma quest'anno qual è la categoria game che ci sarà nelle Olimpiadi? Boh. Quindi, se non mi sbaglio, forse porteranno GT Sport, se non voglio dire una cavolata. Boh. Ah, ecco, gioca per compagnia, dice lui, infatti. Non so dai GT Sport, sinceramente. Il nemico non ha trovato il contenitore. Filo spinato. Cercheranno di localizzare. Però proprio tipo una disciplina. Io me la rischio, ragazzi. Mi metto qua. Dove? Rimango fuori. Sì, che era la semasta 150. Yeah! Filo spinato in campo. Porta con trappola. Allora, ragazzi, io sto guardando questo ingresso. Alzo il volume.
Io mi dovrei ragazzi, andare. Io faccio questa come ultima, ragazzi. Poi sì, andare. No, tutti, è l'ultima per tutti. Il nemico ha individuato il contenitore di biorischio. Il biorischio. Ricarico. Se finisci. Sparano. Questa è cosa rossa. Dai, ma muri, sparano di lei. Giù. Ah sì, perché c'è l'audio del gioco, però la penso. Che mia di me. Che mia di me. No. Questa mappa è un casino. Sono in tre, ragazzi, un attimo. Sono solo in tre, loro, dai, dobbiamo vincere questa. Oh, spawnano qua. Dov'è? Fatto? No, ce n'è una. Ma va. È qua, ragazzi. È Ash. Aspetta che arriva a posto. Ma va bene, a posto. Ho piazzato un nido. Un nuovo caricatore. Mi sono messo in mezzo al. Mi sparo da dietro. Ok, l'ho sentito. Ok, è l'ultimo, ragazzi. Sta facendo il giro da dietro, dietro di te, Ryan. È stata compromessa. A destra. No, dietro. Dove c'è la fontana, il mosaico, come... C'è una stanza chiusa, praticamente, non so... Qua. Vediamo se si può... Sì! Per sparendolo, guarda quanto smiro male. Fuoco di soppressione. E abbiamo concluso, ragazzi, con un 3-1, che dire. Niente, ragazzi. Almeno si chiude così. Ci siamo. Va bene, che l'alla per il raid a babba. Dimmi il nome preciso così. Ah, lo fai tu direttamente. Sì, ottima, ragazzi. 6 kill per Levian. Oh, bravi, ragazzi. Complimenti. Complimenti, ragazzi. Un sacco di punti gialli. Messi. Quanti punti gialli? Faccio io, Chiaralla. Apro una bustina e vediamo cosa trovo, ragazzi. Dimmi il nome preciso di Babba qua, Babba Fett. Vediamo un po'. Ah, no, comune. Ah, un uniforme per Mira. Vediamo subito come sta Mira con questo uniforme che ho appena trovato. Io ho scelto, il prossimo operatore che mi compro è Kaid, in difesa. Ah, Babalusi. Ah, Babalusi, certo. Ah, è bella questa skin. Va bene. Ok, ragazzuoli, che dire. Grazie a tutti per essere stati con noi con questo addestramento reclute per Nabi. Che ragazzi, siamo tutti in fase di riapprendimento. Ma riusciremo a sincronizzarci e porteremo dal ranked, ragazzi. E vi stupiremo assolutamente. Nel frattempo rimanete per il raid, la nostra conterranea. Ci vediamo alla prossima live. Quando l'abbiamo oggi, ragazzi? Stasera alle 21, Chiaralla con Hall of Night. Sarà probabilmente l'ultimo episodio. Finiamo Hall of Night in compagnia di Chiaralla MPC, manco più Chiaralla. Quindi, ragazzi, non mancate. Abbiamo il raidino e ci vediamo noi stasera. E sui nostri social, ragazzi, tenete d'occhio perché facciamo un bel po' di clip per ora con queste kill strane. Sì. Rimanete piedi. Ciao, ragazzi. Ciao ragazzi. Ride partito e live te